Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica di TV6 per affrontare soprattutto la terza giornata di fatto in una settimana in Serie D, ovviamente girone F dopo domenica scorsa, dopo il turno infrasettimanale che vi abbiamo fatto vivere insieme. Mercoledì siamo di nuovo insieme perché oggi era una giornata contrassegnata dai due derby di casa nostra, quello dell'Aragona di Vasto è finito in parità, partita che ha riservato tantissime emozioni, 2-2, e invece nell'altro Alfadini lo ha vinto il Giulianova nettamente 2-0 contro l'Avezzano, tra poco ovviamente i servizi. Nell'altra partita invece il San Nicolo, nelle altre partite il San Nicolo Notaresco si conferma regina del raggruppamento, almeno all'inizio, batte la Jesina 2-0 e vola in testa in solitaria alla classifica. Perché? Perché nell'altro scontro che riguardava le abruzzesi, l'abruzzese il Pineto ferma la San Giustese, allora il Notaresco vola al primo posto. Ovviamente stiamo seguendo, lo vedete sopra la mia testa, il live match dallo stadio Bonolis di Teramo è iniziato da 17 secondi, il secondo tempo tra Teramo e Gubbio, Teramo in vantaggio 1-0, gol di Antonio Bacio Terracino nel primo tempo. Ma sono molto lieto, ovviamente, tra poco andremo dal nostro Andrea Costantini che ha appena terminato le operazioni di montaggio e tra poco lo vedremo, ma sono molto contento di ospitare questa sera, perché lo abbiamo nominato tante volte, lo abbiamo intervistato tante volte, ma allenava una squadra che non era abruzzese, quindi era impossibile praticamente invitarlo. Invece adesso siamo contentissimi che alleni una delle sorprese più belle di questo girone, il tecnico del Giulianova, Nico Stallone. Buonasera mister. Buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori. Grazie per aver accettato il nostro invito, soprattutto benvenuto nei nostri studi. Ovviamente siamo pronti per farti vedere non solo i numeri, siamo pronti per farti vedere anche tutte le immagini, perché anche questa sera avremo tutti i servizi delle abruzzesi già praticamente pronti. Io direi però di andare ovviamente a salutare il nostro Andrea Costantini. Ciao Andrea, che vi ha tenuto questo pomeriggio, vi ha tenuto compagnia con Diretta Stadio. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Eccolo qua, ovviamente vi ha raccontato i risultati, ma adesso li vediamo i risultati, i numeri. Partendo dalla Serie A, poi faremo un salto di un minuto a Teramo per l'inizio del secondo tempo. Bologna-Udinese 2-1, questi sono i risultati. Chievo-Torino 0-1, Fiorentina-Atalanta 2-0. Poi tante partite, Parma-Empoli si sta giocando 1-0, alcune si sono giocate ieri. Ad esempio la partita dell'Inter, quella della Juve, quella della Roma di ieri, alle 20.30 c'è Sassuolo-Milan, domani alle 20.30 c'è Sampdoria-Spal. Andiamo ovviamente alla Serie B perché domani, e così ne approfitto per darvi anche gli appuntamenti, domani sera c'è Padova-Pescara alle 21 e allora domani sera non ci sarà il nostro classico appuntamento con Replay, con Enrico Rocchi, perché Replay lascerà spazio a Diretta Stadio, perché seguiremo come di consueto in diretta la partita dei biancoazzurri impegnati all'Euganeo di Padova. E attenzione, perché con il Verona che ha perso 1-0 con la Salernitana, incrociamo le dita, il Pescara potrebbe ritrovarsi domani sera al primo posto in classifica, in un turno, il sesto, in cui riposa il Palermo. Vediamo la classifica della Serie B per farvi capire un po' qual è la situazione. Eccolo qua, il Pescara che, vincendo ovviamente domani sera, potrebbe scavalcare l'Hellas Verona. Ovviamente ce lo auguriamo tutti. Vi ricordo che saremo in diretta mezz'ora prima della partita, collegamenti in diretta con Paolo Renzetti dall'esterno dello stadio Euganeo, Andrea Costantini e i suoi ospiti in studio, e poi ovviamente seguiremo la partita, interviste in diretta a Pillone e ai giocatori, sempre ovviamente sul canale 14 del digitale terrestre. Andiamo in Serie C perché si stanno giocando parecchie partite, tra poco andremo per un salto al Bonolis. Questo è il quadro con la San Benedettese che perde a Gorgonzola con la Giana Erminio e esonera Maggi. Dunque cambio
in vista in casa rossoblù dopo questa sconfitta sanguinosa. Renate Fermana 0-1, Rimini Pordenone 2-2, Faro Imolese 0-0, Albino F e Triestina 0-0. Queste partite ovviamente si stanno giocando: Ravenna Monza 0-0, come detto Teramo Gubbio 1-0, gol di Bacio Terracino, Virtus Vecomp Verona su Tirol 1-1, Vispesaro Ternana 0-0. Domani si gioca alle 20.45 Feralpi-Salò-Vicenza. Vediamo rapidissimamente la classifica, anche se lo capirete da soli, è molto molto parziale perché molte partite si stanno giocando e ovviamente i risultati sono ancora parziali e vedete il trio per il momento Fermana-Monza-Pordenone che comanda in questo momento la classifica. Ma andiamo in Serie D, Girone F, i risultati della quarta giornata di campionato. Campobasso-Forlì 0-3, Castelfidardo-Agnonese 2-2, Cesena-San Maurese 4-0, Giulianova-Vezzano come detto 2-0, Isernia-Sant'Arcangelo 1-1, Montegiorgio-Materica 1-3, Pineto-San Giustese 1-1, Notaresco-Iesina 2-0, Savignanese-Recanatese 0-0, unica partita in cui non si è segnato. Vastese Francavilla 2-2. Vediamo la classifica. Dopo 360 minuti di gioco comanda il Notaresco a quota 12 punti, 10 punti per la San Giustese, 9 per Cesena e per il Materica, 8 per il Giulianova, 7 punti per Forlì, Francavilla, Savignanese e Sant'Arcangelo. Intanto c'è il vantaggio del Ravenna sul Monza, 5 punti per il Pineto, 4 punti per Montegiorgio e Iesina, 3 punti per Recanatese e San Maurese, 2 punti per Isernia, Vastese e Castelfidardo, 1 punto per Agnonese e Campobasso, 0 punti per l'Avezzano che partiva da meno 3 e dunque vincendo mercoledì ha annullato la penalizzazione ma ha riperso oggi proprio a Giulianova e dunque rimane a 0 punti. E attenzione, teniamo monitorate le situazioni a Vasto e ad Avezzano. Ad Avezzano per il momento nessuna novità, anche se registriamo il malcontento del presidente Paris. La prossima settimana l'impegno proprio con il Notaresco potrebbe essere decisivo per le sorti di Federico Giampaolo. Mentre a Vasto oggi dopo la partita c'è stato un consulto tra la dirigenza aragonese e Ottavio Palladini. Questa partita doveva essere decisiva per le sue sorti. Da 2-0 si è passati a 2-2, è chiaro che la dirigenza non è soddisfatta. Mister, prima di cominciare la nostra discussione io farei un salto al Bonolis di Teramo dalla nostra Ania Cantagalli, a cui do la buona serata. Siamo al settimo, Ania, della ripresa con il Teramo in vantaggio 1-0 sul Gubbio. A te. Sì, Jacopo, ciao, buonasera a tutti. Il gol di Bacio Terracino a dare il vantaggio nel corso del primo tempo al Teramo, gol che si è praticamente conquistato l'attaccante biancorosso andando a riconquistare un pallone e poi accentrandosi facendo partire un mancino che si è insaccato alla sinistra di Marcheggiani. Ma è stato un primo tempo comunque gradevole che si può dividere in tre parti. La prima parte e l'ultima parte, attenzione a questo tiro di Marchi adesso in area, un diagonale sul palo opposto rispetto a quello di Lewandowski, con pallone che è terminato sul fondo. Dicevo di una prima parte sicuramente d'appannaggio del Gubbio, come l'ultima parte del primo tempo, con diverse occasioni proprio Marchi ne ha avute parecchie, con Lewandowski che si è sempre fatto trovare pronto, e in mezzo diverse occasioni, tre per l'esattezza, per il Teramo con Piccioni che è stato sfortunato in due occasioni, non ha inquadrato lo specchio della porta, in un'occasione ha visto l'estremo difensore del Gubbio togliergli proprio il pallone prima che riuscisse a colpire la sfera di testa a due passi dalla porta, e poi per fortuna del Teramo c'è stato per l'appunto il gol di Bacio Terracino. Il Teramo aveva iniziato con il consueto 4-3-3, Lewandowski, Ventura, Caidi, Altobelli, Mastrilli, Spii, Ranieri, De Grazia, Bacio Terracino, Piccioni e Di Renzo, ma inizio ripresa sono subito entrati Piacentini al posto di Mastrilli, che aveva cominciato bene e terminato meno bene il primo tempo, e con Di Renzo invece che anche lui è uscito ad inizio ripresa per far posto a Zecca. Rimane sempre la questione di Renzo, che tu ben sai esterno non rende probabilmente come dovrebbe invece da centravanti. Da registrare anche l'infortunio di Spiri nel Teramo nel corso del 40esimo, 5 minuti prima di rientrare negli spogliatoi, dunque un problema muscolare con Fiordaliso che è entrato al suo posto, e con Ventola che è stato dirottato a fare la mezzala destra appunto al posto di Spighi. 4
0-3-1-2 per il Gubbio, invece con Casiraghi che sta creando non pochi problemi perché agisce, fluttua da una parte all'altra del campo, il Teramo non sempre riesce a registrarne il movimento. Siamo quasi al nono minuto, sempre con il Teramo avanti, 1-0 qui al Bonoli sul Gubbio. A te. Grazie Ania, ovviamente se cambia il risultato chiedici la linea, ma io volevo ritornare per un attimo alla classifica che immagino a Domenico Stallone piaccia e come, perché probabilmente mister neanche lei se l'aspettava, che il Giulianova avesse da neopromossa questo impatto con la categoria. Sì, diciamo che il programma della società quando mi ha chiamato è quello, e che rimane, è quello di una tranquilla salvezza. E tra l'altro poi con l'organizzazione dei nuovi gironi che erano diventati 20 squadre, con l'ingresso delle romagnole, tra cui squadre come Cesena, Forlì, Sant'Arcangelo e le stesse Sammorese e Savignanese, che pur essendo di impatto minore a livello di nome però erano due squadre che hanno un buon calcio, sapevamo che forse andavamo incontro a uno dei campionati di Serie D forse il più difficile degli ultimi anni, e per quello che ha vissuto in questi anni prima dell'avvento del presidente Bartolini il Giulianova, un inizio così interessante non ce l'aspettavamo, anche se di positivo c'è che oltre alle quattro partite di campionato, io sottolineerei che noi veniamo anche da tre partite di Coppa che abbiamo superato, sì. Quindi iniziano a essere sette partite dove la squadra ha un suo equilibrio, una sua continuità, è questo che, come puoi immaginare, dalle mi fa piacere. Qui non parliamo della singola partita, dell'episodio come può essere la vittoria di oggi, importantissima contro una squadra fortissima, però rappresenterebbe solo la vittoria e basta. Qui parliamo di una squadra che da sette partite sta dimostrando equilibrio, continuità, organizzazione tattica, difensiva e soprattutto un gruppo di ragazzi eccezionali con dei grandi valori umani. Assolutamente, la classifica è lì a testimoniarla, però le chiedo, il mondo è pieno di squadre che partono con un obiettivo, adesso non, al di là di gesti scaramantici che ci stanno nel calcio, però è pieno il mondo di squadre che partono con un obiettivo e poi, se rivediamo la classifica, e poi si ritrovano inevitabilmente meglio. Le faccio un esempio, perché non ci siete solo voi, c'è anche il Notaresco che ha quota 12 punti, è chiaro che qualcosa tra un po', se il trend continua ad essere questo, a Giulianova poi, che è una piazza che è affamatissima di calcio, mister. Diciamo che la cosa più positiva è quella che ti dicevo, il fatto che sono sette partite che questa squadra dimostra un equilibrio di gioco, quindi questo fa ben sperare, perché non stiamo, ripeto, lavorando sul singolo episodio. L'altra è proprio quella che hai detto tu, Giulianova, il Fadini, questa è una città che vive di calcio, è una città che ha vissuto il calcio importante, è una città dove si respira calcio in ogni vicolo cittadino e fino al porto, quindi è una città che non vede l'ora di tornare nel grande calcio, e quindi il Fadini, se secondo me, se dovessimo fare qualche risultato positivo, potrebbe diventare una fossa dei leoni, una bolgia incredibile, e sappiamo che potrebbe essere il valore determinante, certo, per fare il salto di qualità a quelli che potevano essere ambizioni diverse. Assolutamente, le faccio vedere i risultati, le chiedo, intanto c'è il vantaggio dell'Imolese a Fano, le chiedo se c'è qualcosa di oggi che la stupisce, guarda, che non si aspettava. Devo essere sincero, sicuramente continuo a osservare positivamente questo percorso del San Nicolò Notaresco, che sta andando oltre ogni aspettativa, perché 4 vittorie su 4, voglio dire, tanti complimenti a Cudini e al suo gruppo che noi abbiamo affrontato in Coppa. Devo dire che è una squadra che veramente è la meraviglia e la sorpresa in assoluto, anche se va riconosciuto che all'interno di questo gruppo esistono dei ragazzi che hanno fatto già lo zoccolo duro del San Nicolò di questi anni, certo, dove ricordiamo che a parte lo scorso campionato questa è una squadra che è stata sempre nei vertici alti del campionato. E poi gli altri risultati, forse l'eccezione o l'altra sorpresa è la nostra vittoria con l'Avezzano, perché credetemi, l'Avezzano è una squadra di una forza veramente impressionante. A un certo punto nel secondo tempo avevano il quintetto offensivo formato da Bisegna, Cerone, Alessandro, Dos Santos, Pellecchia, che insomma solo un forte Giulianova, una forte organizzazione difensiva, una forte difesa come quella che mi ritrovo, è riuscita a superare indenne questo tipo di partite. Assolutamente, peraltro poi
parleremo con lei, ma adesso le facciamo rivedere la vittoria del Giulianova contro l'Avezzano. Ovviamente ci potete scrivere se volete ovviamente fare delle domande al tecnico del Giulianova, Nico Stallone. Avevo letto questo fatto, avevo sentito questo in un'intervista, aveva detto: io non ho mai perso con Giampaolo. Effettivamente anche oggi la gara l'ha vinta lei. Sì. Come? Lo andiamo a vedere. Giulianova batte Avezzano 2-0. Il servizio è firmato per noi da Paolo Renzetti. Un ritorno amarissimo nella sua Giulianova per Federico Giampaolo, con il suo Avezzano che rimedia la terza sconfitta in 4 gare di campionato. Un avvio di stagione negativo per i marsicani, che restano anche in virtù della penalizzazione all'ultimo posto in classifica e con all'orizzonte la gara casalinga con la capolista Notaresco. Nell'attesissimo derby del Rubens Fadini la festa è tutta del Giulianova, che vince per 2-0 e che conferma l'ottimo avvio di stagione che fa sognare i tifosi. A fare la differenza è stata soprattutto la concretezza locale, con Fazzini e Torelli implacabili sotto porta e con invece Pellecchia e soci dall'altra parte oltremodo sciuponi e imprecisi. Schieramenti annunciati almeno nei moduli, ma con qualche sorpresa. Fra i padroni di casa in campo con il 3-5-2 ancora panchina per l'ultimo arrivato Torelli, che poi lascerà però il segno, mentre fra gli ospiti schierati con il 4-2-3-1 fuori dall'inizio men soprattutto Cerone. Inedita sfida a distanza tra fratelli Francesco Di Paolo in maglia giallorossa e Federico in forza i marsicani. Caldo al Fadini con circa 1000 spettatori sugli spalti, fra cui una 50ina di tifosi ospiti. Rigorose misure di sicurezza all'esterno dello stadio per via della rivalità esistente fra le due tifoserie. Prime fasi di studio con tanto gioco a centrocampo, ma nessuna vera occasione da rete fino al 14esimo, quando Deramo chiama al miracolo il portiere di casa con la palla deviata sulla traversa e poi in angolo. Sugli sviluppi del corner, sfera a Besana che impegna Shiba, che però blocca il pallone. Dopo lo scampato pericolo i ragazzi di Stallone reagiscono. Al 18esimo Del Grosso su punizione chiama Fanti ad una respinta difficoltosa, ma al 22esimo arriva il vantaggio dei locali con Fazzini, che riceve palla sull'out di sinistra, si accentra e dall'interno dell'area di rigore fulmina Fanti per l'1-0 che fa esplodere il Fadini. Subito il gol la squadra di Giampaolo accusa per qualche istante il colpo, rispondendo poi al 26esimo quando Dos Santos su punizione trova ancora la traversa dopo la deviazione decisiva di Shiba. La gara resta aperta e vibrante, con i padroni di casa decisi a trovare il raddoppio e marsicani protesi invece alla ricerca del pareggio. Al 31esimo c'è una buona giocata ospite di Alessandro, che dalla sinistra crossa in aria per Dos Santos, che non controlla però il pallone prima della conclusione dalla parte opposta del bomber giuliese Tozzi Borsoi, che trova invece la respinta di Fanti. Fra continui capovolgimenti di fronte si arriva nell'ultima parte di tempo, con l'Avezzano vicino al pareggio al 40esimo, con Deramo che calcia quasi a colpo sicuro dall'interno dell'area trovando il salvataggio sulla linea di De Fabritis. Al 44esimo ancora Avezzano con Pellecchia, che prova in mezza rovesciata il gol della domenica, mandando però il pallone alto. Nella ripresa il tecnico dell'Avezzano Giampaolo opera un triplo cambio e manda in campo Di Gianfelice per Tariuk, Bisegna per Bianciardi e Cerone per Deramo. In campo il Giulianova al terzo però a far correre un brivido la difesa biancoverde, con Tozzi Borsoi che mette però alto dal limite. L'Avezzano, rivisitato dal suo allenatore al sesto con Cerone, arriva ad un passo dal raddoppio, ma Shiba dice ancora no. Gara sempre aperta e davvero godibile, con gli ospiti ancora vicini al pari al 12esimo con una punizione calciata da Bisegna e la palla in area ancora per Cerone, che mette però al lato. Primo cambio giuliese al 13esimo con l'ingresso in campo del neoacquisto Torelli per Del Grosso. Sarà la mossa che risolverà la partita per i padroni di casa. Il Giulianova soffre in questo frangente di gara, ma colpisce ancora, come detto, al 14esimo con il neo entrato Torelli, che riceve palla in area e sul filo del fuorigioco supera Fanti per il raddoppio dei padroni di casa. Punizione pesante per i biancoverdi ospiti, che sotto di due reti riprendono a premere. Al 22esimo ci prova Pellecchia dalla distanza con la palla fuori di poco. Con il trascorrere dei minuti in casa marsicana sembra subentrare un po' di scoramento, anche perché al 27esimo Puglielli entra in contatto con Francesco Di Paolo e rimedia il rosso diretto da Bracaccini di Macerata. Si complica così ulteriormente la gara dell'Avezzano sotto di due reti e con un uomo in meno. Al 35esimo ci prova Cerone, ma Shiba è attento. Con il
Giulianova che vede così la vittoria sempre più a portata di mano e con il tripudio giuliese al 91esimo per un successo che permette alla squadra del presidente Bartolini di salire a quota 8 in classifica alla vigilia del derby tutto giallorosso di Francavilla. Per l'Avezzano la gara con il Notaresco domenica prossima al Dei Marsi sarà già un bivio decisivo per la stagione. Allora, mister, il primo più grande probabilmente merito che avete come squadra è aver riportato quella curva, la curva ovest, a quella cornice di pubblico, perché non si vedeva davvero da un bel po' di tempo tutta quella gente. Quindi questo è il grande merito. Rivedendo le azioni salienti della partita del nostro Paolo Renzetti, che impressione ha? A noi la sua squadra dà sempre l'impressione di essere molto molto quadrata, quello che i tifosi dell'Avezzano per esempio non scrivono non essere la loro, di essere molto molto quadrata, di rimanere anche quando va in difficoltà sempre attaccata alla partita. Sì, è una nostra caratteristica, ci lavoriamo molto, devo dire che questi ragazzi mi seguono come una spugna e io li ringrazio perché sono anche abbastanza a volte pesante in allenamento nel richiamarli in partita, però devo dire che si è creato un rapporto umano tra me e loro molto molto importante e ho un gruppo di uomini, credo che a volte sembrano frasi fatte ma fa la differenza, è un gruppo di uomini che quindi ha l'umiltà di seguirmi, di ascoltarmi, e quindi questo per un allenatore è importante perché ci permette di lavorare su dei meccanismi che poi la domenica ci ritroviamo. Certo, abbiamo visto una grandissima parata di Sciba, lei prima all'inizio ha parlato di Coppa Italia, tra Coppa Italia e campionato questo ragazzo sta dimostrando che è veramente un portiere probabilmente a cui la D sta già stretta, cioè sta stretta veramente. Beh, per essere un 2000 sta dimostrando di avere delle qualità incredibili. A Giulianova qualcuno lo sta paragonando al grande Tancredi che fu, sì. Anche perché parliamo sempre della piazza di Giulianova. Sicuramente è un ragazzo che ha una grandissima personalità, ha una grande fame e queste sono due caratteristiche che secondo me per un calciatore sono fondamentali. Fame e personalità fanno la differenza e ti fanno andare oltre, quindi se riuscirà, grazie a un grande maestro dei portieri che abbiamo noi, che mi porto dietro da anni, che si chiama Francesco Terrani, gli sta insegnando delle cose molto importanti e questo ragazzo cresce di partita in partita e oggi come oggi credo che sia la più grande rivelazione del 2000 di questo campionato. Abbiamo visto anche Torelli, già l'abbiamo un po', è arrivato in corso d'opera, lui si è sempre allenato, ha detto. E quindi però ovviamente adesso non hai 90 minuti delle gambe, però sembra un giocatore che vuole entrarci rapidamente perché quando ci sono dei gruppi che vanno forte, tutti ne vogliono far parte, non so se... Sì, il ragazzo è molto valido, credo che sia un giocatore sul quale possiamo lavorare e ci può dare, come ha già dimostrato oggi, delle prestazioni importanti. Lui, come dice lui, si è allenato, ma purtroppo si è allenato da solo e come sappiamo non è la stessa cosa, non ha una partita sulle gambe, ha fatto un lavoro per conto suo che gli è stata data una preparazione da persona addetta al lavoro. Ripeto, secondo me è un giocatore che quando starà nella condizione giusta, che potrà essere diciamo da qui a un mese, potrà essere un elemento importante. Ma già se facesse quello che ha fatto oggi sempre, voglio dire, me lo bacerei e me lo porterei per tutto. Certo, ci avevano scritto prima, c'era qualcuno aveva qualche dubbio sul secondo gol del Giulianova, quello del 2-0. Allora, noi lo rivediamo perché qualcuno evidentemente pensa che ci possa essere, anche il nostro Paolo Renzetti ha detto che c'è il dubbio di un fuorigioco. C'è questa palla verticale, ovviamente... E la palla verticale è di forò per Torelli, sì. È chiaro che noi non vediamo la posizione dei due difensori, che sono Puglielli e Sbardella, sì, al centro dell'area di rigore nel momento in cui forò dà il pallone verticale, non possiamo vederlo, torniamo un po' indietro, ma no, l'unica giusto... impressione è che Torelli nel momento in cui parte la palla sta ancora al limite dell'area, vedi, ancora sta fuori, sì, aria, e questo è il momento, la palla è già partita da questo momento, quindi mi sembra che la linea difensiva dell'Avezzano stesse almeno sull'area di rigore. Certo, anche se poi quando si apre l'inquadratura o Torelli capisce subito la verticalità e allora si fa trovare davanti ma scattando in posizione, sì, di, sì, buona. In questo momento lui capisce, probabilmente legge la verticalità del passaggio, sì, di forò
Anche perché l'immagine va letta in diagonale, quindi voglio dire, chiaramente la posizione di Torelli è più indietro rispetto al giocatore che noi vediamo bianco-azzurro in diagonale. Parlo sempre non del momento del tiro, ma del momento della partenza. Della partenza. Personalmente è chiaro che non abbiamo l'immagine completa del momento della palla che parte, però per come sono, diciamo, da dove parte Torelli mi sembra che sia in condizione. Però la cosa bella invece che si vede è proprio, a parte l'ottimo pallone da Farò, quello che dicevi tu, cioè questo giocatore, questa mezzala della quale si parlava un gran bene anni fa, lui e Ridolfi erano le famose stelle della Vis Pesaro giovanile, e credo che sia un giocatore che, come vedi, ha i tempi giusti. Le mezzale che entrano e che fanno gol, che partono dietro, sono fondamentali nel calcio moderno. Peraltro oggi Ridolfi 90 minuti in panchina, non ha giocato a Vasto, ma poi ovviamente parleremo, apriremo una grande parentesi anche su Vasese Francavilla. Io però volevo, se c'è, eccolo qua, il nostro Andrea Costantini, volevo un po' un giudizio sia sul Giulianova, ma ne abbiamo parlato, abbiamo tessuto le lodi fino ad adesso della squadra di Nico Stallone, che Andrea, lo abbiamo detto sin dall'inizio, siamo stati forse sin troppo facili profeti, è una squadra che ha nelle caratteristiche, nel DNA, esattamente tutti gli ingredienti che ci vogliono per fare il campionato che sta facendo, e quando ce li hai poi spesso riesce ad andare oltre le tue caratteristiche e a fare anche qualcosina in più. Sì, perché se poi inizi bene, sei in fiducia, Giulianova è imbattuto, è chiaro che puoi toglierti altre soddisfazioni. L'abbiamo detto, è una squadra quadrata, una squadra che ha i suoi punti di riferimento, ha i suoi elementi di esperienza. Fuschi. Scusami Andrea, scusami, sì. Fammi andare a Teramo perché c'è il pareggio del Gubbio. Allora torno da Ania Cantagalli al Bonolis. Ania, pari del Gubbio, a te. Sì Jacopo, il pari del Gubbio dagli sviluppi di un calcio d'angolo si è fatto trovare pronto sul secondo palo un giocatore che ancora non riusciamo a identificare perché è andato subito, è stato subito abbracciato e circondato dai suoi compagni. Rimane comunque il dato di fatto del pareggio del Gubbio, diciamo meritato, perché praticamente dopo il gol del vantaggio di Pace Terracino la formazione di Sandreani era in costante pressione sul Teramo, quindi diciamo pareggio purtroppo è meritato. Teramo che adesso deve provare a rialzare un po' il baricentro perché dopo il gol per l'appunto del vantaggio ha praticamente smesso di giocare, ha tra poco per il marcatore. Guarda Ania, se aspetti un secondo te lo do, è il numero 15, è il numero 15. Schiaroli. Eh sì, è lui che ribadisce il pallone in rete. Grazie Ania. Dunque 26esimo, cambio risultato. Oh Andrea, ora se qualche tifoso del Giulianova ci sta seguendo, stiamo tessendo le lodi del Giulianova, nel frattempo ha preso con l'Iltero. Immagino che il momento perfetto per un tifoso perfetto. Del non Giulianova. Ce ne voglia nessuno. Perché stavo dicendo, è una squadra quadrata che Nico Stallone dice elementi. C'è stato un picco di ascolti in questo momento. Sì. Ha degli elementi, squadra quadrata che ha degli elementi che sono cardine in alcune zone del campo, da Tozzi Borsoi passando per Frulla quando sarà al 100%, perché il centrocampo è piuttosto giovane, oggi c'era Forò e c'erano degli under, dietro ci sono tre sicurezze in questo campionato, Fuschi, De Fabritis e Ferrante sono dei giocatori tosti, e quindi è una squadra che ha una spina dorsale estremamente forte per il tipo di obiettivo che va cercando, anzi anche qualcosa in più, perché è vero che ha 39 anni, ma Tozzi Borsoi è un elemento che fa invidia a tante squadre, così come gli altri elementi della spina dorsale, per non dimenticare il capitano Federico Del Grosso. Con questi giocatori gli under possono crescere al meglio, lo stesso mister Stallone ormai comincia a essere quasi un veterano, lui non è anziano ma è un veterano comunque di questa Serie D, di questo girone F che conosce a menadito, di conseguenza ci sono gli ingredienti perché il Giulianova ottenga la salvezza anche con qualche giornata di anticipo, e questo inizio è in linea con questo obiettivo, e poi chissà, giocare al Fadini è entusiasmante se indossi i colori giallorossi, e può essere un problema per chi va a giocare lì da avversario, quindi con un Fadini che trascina in questo modo puoi anche, non dico ambire a qualcosa di più perché questo lo dirà il campionato, ma comunque puoi giocare un campionato nel quale la salvezza è un obiettivo che può essere centrato subito, quindi occhio poi
a non correre troppo. Il campionato è molto lungo, bisogna vedere se il Giulianova è pronto ad affrontare 38 giornate e ad avere una certa cadenza regolare, però ripeto, gli ingredienti ci sono, soprattutto ci sono questi aspetti di ottima quadratura di squadra con degli elementi cardine e di esperienza, e mi sembra, e qui chiedo conforto a mister Stallone, che gli under non siano affatto male. Oggi ha segnato Fazzini, che è un giocatore appunto di, è un under, è arrivato Torelli, che under non è ma è giovane, ha già una certa esperienza anche tra i professionisti, ha giocato ad esempio a Fano, e quindi che dire, ci sono delle componenti che possono fare ben sperare i tifosi del Giulianova. Sugli under, mister? Guarda, confermo pienamente l'analisi fatta da Andrea. Complimenti, perché credo hai toccato proprio i tasti giusti. Mi rispecchio, ci rispecchiamo nella sua definizione, ha dato proprio un'immagine, un quadro preciso di quella che è la nostra squadra. È così. Aggiungerei all'analisi tecnica la parte umana, c'ho un gruppo di ragazzi cosiddetto con i famosi attributi, e questo è un elemento in più che sicuramente alla lunga fa la differenza. Per quanto riguarda l'analisi degli under, secondo me abbiamo degli under molto interessanti. Fazzini me lo sono portato al Monticelli, è un ragazzo che sta facendo benissimo e già fa infiammare il fiadino ogni volta che fa delle ripartenze. Abbiamo due ragazzi giuliesi, Antonelli e Balducci, sono 2,99 del posto. Qui andiamo a rinverdire un pochino quello che è stato sempre il calcio giuliese, che a livello giovanile ha tirato fuori sempre giocatori molto interessanti. E poi è stata questa grandissima scoperta di Shiba che sta facendo differenza. Questi sono i nostri under insieme a Palladini, il figlio del mister, di Ottavio. Alessio, che sta facendo anche lui molto bene, l'altro giorno a San Mauro è partito lui titolare. Diciamo che questi sono gli under che giocano con più continuità e stanno facendo molto bene. Dietro a questi abbiamo un gruppo di ragazzi tutti giuliesi, che sono ragazzi molto interessanti, però sono molto giovani, tutti ragazzi del 2000-2001, dei quali sono convinto che sentiremo parlare nei prossimi anni, perché Giulianova sta cercando di ritirar fuori quello che è il calcio giuliese, che ha sempre tirato fuori dei talenti. Le faceva prima i complimenti Luca Recchiuti, che io saluto, ci segue sempre, ciao Luca, ma dice gliel'ha già fatti allo stadio, quindi glieli rinnova via etere. Sì. Andrea, sì. Paragone con Tancredi, che prima ho sentito fare, sì. Sono belli questi paragoni, perché accostiamo figure o squadre che sono importanti alla realtà un po' più locale nostra, quindi sempre con le dovute proporzioni, però ci sta, perché Tancredi era un portiere, certo, che non aveva grande stazza, però era comunque esplosivo, sì, posizione vero, tra i pali eccetera. Shiba è un portiere non molto alto, ma ha grande esplosività e penso che abbia anche la giusta dose da buon portiere di sfacciataggine. Cioè, io ho notato anche nei rigori di Giulianova Pineto, lui andava a ipnotizzare i giocatori del Pineto, li guardava negli occhi, magari gli dava anche una pacca sulla spalla per prendere il sopravvento da un punto di vista mentale, e ci riusciva. Quindi questa componente mentale che ha lui, unita alla sua esplosività, lo fanno rendere davvero al massimo, ed è già diventato il beniamino della curva del Giulianova. Guarda, devo dire che, permettimi, sono io stasera a fare i complimenti a te, perché fai delle analisi tecniche molto molto mirate, molto ben precise. Hai dato una descrizione di un ragazzo che io ho il piacere di allenare tutti i giorni, e quindi di vederlo e di conoscerlo bene, ma tu da pochi elementi hai tratto le cose più importanti. Le due caratteristiche che gli possono permettere in questo momento di fare qualcosa di più importante sono proprio la sua esplosività e la sua personalità. Una personalità sicuramente prorompente, e ripeto, credo che calcisticamente oggi il concetto di personalità sia fondamentale per un giocatore che voglia arrivare. Benissimo, scendiamo negli spogliatoi, ovviamente Nico Stallone è qui, ci andiamo ad ascoltare, poi apriremo anche una piccola parentesi sull'Avezzano, andiamo ad ascoltare Federico Giampaolo. La differenza è stata soprattutto questa, il Giulianova ha avuto delle occasioni, le ha sfruttate, voi no. Hai fatto un'analisi giustissima, noi penso che abbiamo avuto molte più occasioni rispetto a Giulianova e non le abbiamo concretizzate, anche, bisogna dire, la bravura del portiere del Giulianova, che ha fatto due interventi miracolosi, però loro hanno capitalizzato le due o tre occasioni che hanno avuto, noi non siamo stati concreti.
Non diciamo concreti, perché poi c'è stata anche quella cattiveria di fare gol, solo che c'è stata l'occasione di Pellecchia, di Cerone, oltre i due tiri che abbiamo fatto. Purtroppo la palla, se non la butti dentro, poi stai a recriminare una prestazione, secondo me, buona, perché la squadra è entrata col piglio giusto, con la giusta concentrazione. Solo che il Giulianova ha capitalizzato al meglio e usciamo dal Fadini con questa sconfitta che effettivamente non meritavamo più di tanto. Come mai Cerone e Menna in panchina dall'inizio? Ma Menna aveva un problema che deve risolvere ancora con l'operazione che ha fatto quest'estate, non l'ho voluto rischiare. Cerone aveva fatto due partite in una settimana, ho cercato così di preservarli e poi di impiegarli il secondo tempo, alzando un po' il livello di qualità con l'ingresso anche di Bisegna e di Cerone. Tre sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato. Federico Giampaolo, è preoccupato almeno dei numeri di questa primissima parte di campionato? No, non sono preoccupato, perché la squadra gioca, la squadra riesce a esprimere un buon calcio e secondo me se giochiamo a questi livelli poi arriveranno i risultati. A livello di gol, effettivamente noi l'anno scorso eravamo abituati a prendere meno gol, adesso abbiamo preso diversi gol, sicuramente dobbiamo migliorare nella fase difensiva, però io penso che la strada da seguire sia questa, perché la squadra gioca, crea, dobbiamo solo essere più cinici in fase offensiva. Un ritorno a casa amaro per Federico Giampaolo, che oggi tornava nella sua Giulianova ma esce sconfitto 2-0. Tra poco apriremo anche la parentesi Avezzano. Intanto c'è chi ovviamente addirittura amoreggia via sms, via etere, c'è un tifoso del Giulianova che ci scrive, è una fan da vasto, niente meno, che lo segue e che gli mostra tutto il suo affetto. Che impressione ha avuto del terreno di gioco? Perché prima, mister, ci scrive, ma terreno di gioco del Fadini non in perfette condizioni. Ma è un'impressione sbagliata, chi l'ha scritta secondo me in qualche modo è condizionato dal risultato, voglio dire. Il terreno forse al Fadini non è stato mai così bene adesso come negli ultimi anni, quindi dico che non, anzi è il contrario. Probabilmente oggi inganna il colore? Oggi è un buon campo, sì, il colore, perché ci sono un attimo delle chiazze dove è arrivata sicuramente un pochino meno acqua, però parliamo in ogni caso che è un buon prato. Invece mi permetto di consolidare la posizione di Giampaolo per tre motivi. Il primo, perché è un ottimo allenatore e le sue squadre giocano sempre un ottimo calcio. Io l'ho affrontato non solo quest'anno ma altre volte l'avversario, la squadra di Giampaolo gioca calcio, si vede sempre il marchio di fabbrica, quindi prima di tutto complimenti, perché è sempre un allenatore difficile da affrontare. La seconda cosa, direi che non deve essere né preoccupato né Avezzano e i suoi tifosi nei confronti di questo tecnico, perché questa squadra ha delle potenzialità enormi grazie al gioco che ha dato il tecnico, crea e credetemi, oggi è stata molto molto dura a resistere, che questa squadra fa buon calcio e ha potenzialità e giocatori forti, oltre, ripeto, un tecnico molto preparato, quindi io credo che, come gli dissi già lo scorso anno quando lo affrontai, che era una situazione molto simile, perché anche se vi ricordate anche l'anno scorso Avezzano fece una brutta partenza, sono convinto che da qui in poi inizieranno con un filotto inarrestabile, perché c'è tutto per poterci arrivare, solo un forte Giulianova poteva fermare l'Avezzano di oggi. Andrea, l'Avezzano gioca bene e perde, ci scrivono da casa, conferma anche il mister Stallone la buona prova dei biancoverdi, ma sta di fatto che in quattro partite ha fatto tre punti, al netto della penalizzazione sono zero in classifica. Ora, è chiaro che siamo all'inizio in un campionato lungo in cui sono 38 giornate, però conosciamo anche insomma, da dove viene l'Avezzano? Viene da una semifinale playoff, viene da una conferma di una rosa e ha un presidente che ovviamente pretende, e che quindi settimana prossima Avezzano-Notaresco può essere decisiva. Sicuramente è decisiva, mi sento di dirlo, per Federico Giampaolo, perché se l'Avezzano resta a quota zero anche dopo la prossima, va da sé che non può essere contento. Ma gioca contro la capolista, Paris.
se la gioca contro la capolista, però forse è anche la partita migliore. L'Avezzano finora ha steccato di brutto il secondo tempo con il Monte Giorgio, le altre partite le ha giocate col Cesena. Angelini ha detto che lui sogna di vedere la sua squadra giocare come l'Avezzano. Oggi l'Avezzano ha fatto una discreta partita, ha peccato in concretezza contro una squadra tosta che giocava in casa come il Giulianova. Col Castelfidardo ha dilagato e ha giocato bene il primo tempo col Monte Giorgio, chiuso in vantaggio, poi c'è stata c'è stato il blackout nel secondo tempo. Però è una squadra, lo ha detto Giampaolo, oggi è stato molto chiaro, al di là della partita odierna nella quale non è arrivato alcun gol, ma le occasioni ci sono state, è una squadra che prende troppi gol rispetto allo scorso anno, quando c'era una fase difensiva a un certo punto ai limiti della perfezione. Ora vuoi perché Menna ha avuto qualche contrattempo, oggi non ha giocato, eccetera eccetera, l'Avezzano tende a prendere più gol. Probabilmente è una squadra che al di là della penalizzazione, che secondo me un po' ha toccato anche quei giocatori che hanno deciso di rimanere sposando il progetto del presidente Paris, però probabilmente ci si è sentiti nell'ambiente avezzano molto belli per quello che si è fatto lo scorso anno e si pensava ora di poter proseguire tranquillamente. Se non hai fame di vittorie non vai da nessuna parte. Quello che ha il Giulianova, per esempio? Come ad esempio ha il Giulianova. E quindi questo aspetto secondo me è dirimente. Il fatto che ci siano anche delle distrazioni difensive che lo scorso anno non si vedevano probabilmente dipende da questo, cioè si ha talmente la consapevolezza di essere forti, e tecnicamente l'Avezzano è una delle migliori squadre del campionato, che poi ci si dimentica che bisogna anche difendere e che i particolari fanno la differenza. Chiudo dicendo che lo scorso anno l'Avezzano ha ingranato dopo il primo mese, perché il primo mese per tanti motivi è stato buttato. Quando l'Avezzano aveva la consapevolezza di non poter più inseguire Matelica, Vastese, Vispesa e le altre, ha ingranato. Vogliamo vedere ora se questo aspetto si ripete, cioè il primo mese è stato sostanzialmente cestinato dall'Avezzano, che comunque ha buttato via dei punti. Ora che il distacco è già abbastanza sensibile, questa squadra si ridesterà, capirà che comunque è il momento di iniziare a pedalare oppure no? Ecco, la partita col Notaresco è già uno snodo, però se mai l'Avezzano dovesse vincere, l'Avezzano secondo me ha buone probabilità di vincere quella partita, riuscirà a dare continuità a questo campionato per quelle che sono le aspettative del presidente Paris e della piazza di Avezzano? Questa è appunto una domanda sulla quale, insomma, per la quale la risposta non è affatto semplice, perché ripeto, la fattura tecnica è notevole, ma bisogna esserci con la testa e bisogna essere umili, perché senza queste componenti anche il Cesena va a Matelica e perde al 95esimo. Certo, assolutamente, giustissimo, giustissimo. Ci stiamo per fermare per la pubblicità, poi ovviamente dopo la pubblicità apriremo lo spazio dedicato all'altro derby. Mister, si è dimenticato l'Aquilano Fabrizi? Sì, vabbè, non è che l'ho dimenticato, ci mancherebbe altro. Qui sono attentissimi, mister, eh? Sì, quando abbiamo parlato di fuori, forse perché è un 98 e forse perché lo considero quasi un over per le qualità e le caratteristiche che ha, ecco, quindi anche se è ancora un under, giustamente fanno piacere che lo sottolineano, però io lo considero già un over e quindi questo secondo me è un complimento in più per questo giocatore. Che purtroppo oggi ha ricevuto, gli è uscita la spalla e quindi lo avremo forse fuori per una mesata. Caspita, allora gli facciamo davvero in bocca al lupo al ragazzo di pronta guarigione. Noi ci fermiamo per la pubblicità con la Virtus Vecomp Verona in vantaggio 3-2 con il Sud Tirol. Facciamo 30 secondi, un salto al Bonolis per Teramo Gubbio dalla nostra Ania Cantagalli per vedere se c'è stata una controreazione del Teramo contro il Gubbio. Ania? Assolutamente no, Jacopo, è un Teramo ancora in difficoltà, sempre 1-1, mancano 3 minuti al termine della gara più il recupero, quando il Gubbio continua a premere da quando è passato al 3-5-2, dal 19esimo in poi non ha mai lasciato il pallino del gioco a formazione di Sandriani, il Teramo che prova a fare qualcosa per cercare di portare a casa perlomeno un punto, ma questo qualcosa è davvero molto poco per far di più, per l'appunto, di un pareggio che fino a questo momento sta maturando. A te. Grazie Ania, noi andiamo in pubblicità, poi ovviamente prenderemo il finale da te dal Bonolis, pubblicità, poi torniamo con la pagina dedicata a Vastese e Francavilla.
Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Si è seduta accanto a noi e non ne siamo particolarmente lieti. Prima abbiamo parlato di picco d'ascolto e adesso che si è seduta Roberta Di Sante, chissà. Ciao Roberta. Ciao, buonasera a tutti. Ovviamente con ma quale picco d'ascolto? Si vedrà gli sms e quant'altro, ovviamente. Poi con te parleremo del Pineto che ha fermato la San Giustese. C'è poco da parlare. Alfadini quest'anno con tifoseria del genere non ce n'è per nessuno. Ed effettivamente questo sarà un fattore fondamentale che a noi ci fa piacere perché riguarda una squadra abruzzese, ma ricostruire quel fortino è determinante non solo per la salvezza. Io l'ho sempre detto che per noi il pubblico, il popolo giuliese e il Fadini devono diventare quella base per fare un campionato importante. Io ho detto che se il Fadini avesse risposto nella maniera giusta, per Giulianova si possono prima di tutto raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati e poi si può sognare. Il Fadini è veramente il famoso acquisto che tutti i giocatori vorrebbero e tutte le società vorrebbero. Io sono felicissimo di allenare questa squadra. Devo dire che è una sensazione strana perché tifosi ormai ce ne sono dappertutto, sì. E tutti sono organizzati, però effettivamente l'aria che si respira al Fadini è diversa, cioè quando c'è un momento in cui parte qualcosa dalla curva che diventa coinvolgente per tutto lo stadio, è una cosa stranissima, si sente un calore, un boato, una bolgia che credo che veramente in qualche modo dia energia in più ai giocatori che giocano, hanno fortuna di giocare a Giulianova, e in qualche modo secondo me condizionano le squadre avversarie. Sentire, respirare calcio a Giulianova è un qualcosa che mancava insomma da un po'. Vedere il grande calcio tornare pian piano a Giulianova è qualcosa di eccezionale. Tu sai che io ho una parte della famiglia, una parte della famiglia giuliese giallorossa. Ho vissuto i fai, ho vissuto insomma, cioè, i tempi non solo di Giulianova, anche C. tifosa del Giulianova, una metà parte della tua famiglia, certo. Quindi ho vissuto insomma i periodi della Serie C da ragazzina, da bambina praticamente, certo. Mio nonno mi portava allo stadio, insomma sentire respirare quell'atmosfera lì, dopo che negli ultimi anni c'è stata un po' di difficoltà, mi riempie il cuore. Cambiamo argomento adesso però, ce ne andiamo a sud dell'Abruzzo, andiamo a Basto, finta 2-2, una partita, il servizio l'ho confezionato io, c'ero io oggi all'Aragona, partita davvero incredibile, due terzi di gara totalmente appannaggio della Vastese, poi gira la partita e il Francavilla la riprende. E Palladini è davvero in bilico. 2-2, Vastese Francavilla, il servizio. Non è finita finché non è finita. Volete una prova? Chiedetelo a Vastese e Francavilla, protagoniste di un derby pazzo che per due terzi sembra essere in totale controllo aragonese, ma che dal 26esimo della ripresa in poi vira totalmente. E quello che per il Francavilla si trasforma in un punto d'oro, per i biancorossi è praticamente una sconfitta mascherata dal punticino rimediato. Palladini cambia pelle alla sua Vastese, difesa a 3 con Iarocci, Molinari e Del Duca. Fiore va in panchina, 3-4-1-2 il modulo scelto per il derby col Francavilla, con Napolano alle spalle del bomber Leonetti e di Giampaolo. Problemi di formazione per Racchini, senza Cruz e Bedin squalificati e con Sanchez ancora in box. Dopo l'infortunio rimediato mercoledì, Cafiero e Bosco sono i centrali difensivi, Palumbo la mezzala sinistra, mentre davanti è Paravati a guidare l'attacco con De Costanzo e Banegas, l'uomo più in forma dei giallorossi. I biancorossi di casa partono forte, al settimo Leonetti non arriva in spaccata sul servizio da destra di Stivaletta, ma è una appuntamento rimandato di 120 secondi perché sul piazzato di Napolano al nono è sempre lui il più lesto a girare di testa la sfera alle spalle di Spacca proprio sotto la curva d'Avalos. La risposta del Villa al 12esimo, ma l'acrobazia di Paravati ad altissimo coefficiente di difficoltà e il tiro sul corner di Banegas termina a lato. Ma il vantaggio sembra galvanizzare gli uomini di Palladini che al 16esimo sfiorano il bis con una combinazione tutta sulla destra tra Giampaolo con la rete e la conclusione di Leonetti di poco a lato. Leonetti è scatenato e al 23esimo gira centralmente di prima intenzione il pallone che gli capita con Spacca attento a ribattere il pallone e con la Vastese che protesta per un presunto retropassaggio successivo di un difensore giallorosso verso il proprio portiere. Gli ospiti fanno fatica a causa del lavoro degli attaccanti di Palladini che inaridiscono le fonti di gioco giallorosse, lasciando all'11 di Racchini solo le corsie laterali.
Il Francavilla si rivede al 35esimo e potrebbe trovare la strada del pari con Cafiero che gira di testa il corner di Banegas senza però aver fatto i conti con Napolano che allontana quando il gol sembrava ormai cosa fatta. Vastese che nella ripresa però comincia da dove aveva terminato, al secondo incursione di Giampaolo in area di rigore, scontro tremendo con Cafiero per Gallipoli Firenze e rigore, ma i due rimangono a terra per almeno due minuti. Si riprende con Napolano che dagli 11 metri spiazza spacca, regala il raddoppio agli aragonesi e con Cafiero che invece deve lasciare spazio a Nazzari dopo la capocciata precedente. La squadra di Palladini prende ancora più fiducia, Mele sbaglia il passaggio con Leonetti che intercetta la traiettoria e prova a prendere di sorpresa il portiere ma senza precisione. Il Francavilla si scuote con De Costanzo 60 secondi più tardi, percussione prepotente ma il tiro è alto con la Vastese che protesta per un tocco di mano del numero 29. Rachini allora inserisce Milizia, Samuel Di Renzo e Di Giovacchino ma il match lo riapre al 71esimo la punizione capolavoro di Banegas che con sinistro disegna una traiettoria meravigliosa a Morelli immobile per il sudamericano è il terzo gol in stagione. Il Villa inizia a credere nella rimonta e sfiora il clamoroso bis dopo 4 minuti col tiro cross di San Severino che bacia la traversa e torna in campo. La Vastese sembra irretita, l'inerzia passa totalmente dalla parte giallorossa. Al 77esimo altro piazzato di Banegas, Di Giovacchino controlla e libera il tap-in di Palumbo che sarebbe vincente se solo per l'assistente non fosse in posizione di fuorigioco. Proteste giallorosse ma gli aragonesi sono alle corde, ancora Banegas stoppata ad un passo dal 2-2 con la conclusione doppia e la seconda che sfiora il montante di Morelli. Palladini richiama Giampaolo e inserisce Sciba ma è Napolano che quasi sorprende spacca l'81esimo con un tiro dalla distanza. Ma nel Villa è Banegas l'ultimo ad arrendersi e proprio al 90esimo dal limite dell'area di rigore col mancino fulmina Morelli e regala un pareggio insperato ai giallorossi con la Vastese sulle ginocchia e che non ha più la forza di proporre occasioni per portarla di nuovo a casa. Finisce in pareggio e per la Vastese sono solo fischi sonori quelli dell'Aragona. Palladini in bilico mentre il Villa, dopo la vittoria di mercoledì, ormai sa di avere, pur senza attacco, un Banegas formato spaziale. E dunque, Ezequiel Banegas è il man of the match in una partita che non ha visto un vincitore, ma certamente il giocatore che la risolve. Intanto è finita a Teramo, andiamo per l'ultimo collegamento cronaca dalla nostra Ania Cantagalli, è finita 1-1. Ania, settimana con tre impegni anche per il Teramo, tre pari. Sì, esattamente, Jacopo, è terminata 1-1, ricordiamo il gol del vantaggio del Teramo, autore Bacio Terracino, mentre abbiamo problemi ad entrare addirittura qui verso la sala stampa. Abbiamo cercato di braccare Campitelli, dovrebbe tornare a breve il presidente del Teramo per un rapido commento. Dicevo del vantaggio di Bacio Terracino nel primo tempo, poi il pareggio firmato da Schiaroli nel corso del secondo tempo, un punto guadagnato possiamo dire, Jacopo, anche in questo caso, perché gli Agubini hanno avuto davvero tante occasioni per provare a vincere questa gara. Un gran Lewandowski ha impedito che il successo appunto per gli avversari potesse concretizzarsi. Se mi attendi due minuti, sta arrivando proprio in questo momento il presidente Campitelli, proviamo a fermarlo per un rapido commento. Sì, sta arrivando proprio adesso. Ok. Prova. Prova. Gli ridiamo la linea quando lo sentiamo. Il primo tempo così, secondo tempo invece inguardabile questo Teramo, come mai? Che è successo? Ma non lo so che è successo, però dobbiamo riconoscere che oggi forse se perdevamo non potevamo dire niente. Abbiamo pareggiato, abbiamo sofferto, loro sono stati molto bravi e devo fare i complimenti alla loro squadra e noi dobbiamo rimetterci in mente di tornare a non avere paura, di tornare a giocare come abbiamo fatto fino a domenica nel primo tempo e quindi sicuramente facendo un punto a partita soffriremo. Noi dobbiamo cercare di cercare di giocare il massimo che si può fare, perché senza il gioco non si vengono le partite. Quindi era assurdo, loro volevano vincerla
nel finale, mentre il Teramo perdeva tempo. Ma noi nel finale avevamo Caidi infortunato, avevamo fatto anche un paio di sostituzioni tirate, quindi alla fine avevamo un centrocampo Spighi infortunato, quindi Proietti che veniva dall'altro la domenica già infortunato, quindi per noi quel centrocampo lì non era un centrocampo titolare, loro al centrocampo erano fortissimi e quindi un pareggio oggi credo che per noi sia stato molto molto importante, però non è la squadra che può in questo modo farci togliere dal fondo in questo modo, perché quattro partite, tre pareggi ci sta anche bene, però basta che qualcuno faccia una vittoria e si torna poi a soffrire. Quindi, però oggi, vedendo anche gli altri risultati, siamo contenti di come è andata. Presidente, la posizione dell'allenatore è salda oppure rischia Salò? Scusa, dopo quattro partite già parliamo dell'allenatore, no? Ci ha abituati in passato, In passato abbiamo visto di peggio. In passato sicuramente non erano soltanto motivi tecnici, ma può darsi che c'erano altri motivi. Quindi, siccome qui si parla di un motivo tecnico, quindi Zichella può lavorare tranquillamente perché la squadra lo segue e la società lo segue. Si aspetta qualcosa in più dagli attaccanti, a parte il gol quest'oggi di Bacio Terracino? Di Renzo sostituito subito all'inizio ripresa, ci si aspetta qualcosa in più anche da lui? Ma io non so se Di Renzo ha subito qualche infortunio, però io credo che dobbiamo dare più palle agli attaccanti, perché dagli attaccanti ci si può aspettare di più quando sbagliano pallone di fronte alla porta. Noi, a prescindere che tiriamo poco, però non abbiamo avuto palloni troppo giocabili. Grazie a voi. Ok, grazie Ania, chiarissimo il presidente Campitelli, grazie anche per questa testimonianza in rigorosa diretta, partita terminata davvero qualche minuto fa, ovviamente poi sentiremo anche le interviste, nel frattempo ti liberiamo, ti facciamo andare per le conferenze stampa. Quello che è certo, abbiamo sentito con le nostre orecchie, insomma con i pareggi non si va da nessuna parte, o meglio ti metti sotto, lì sotto caro Andrea, e non ne esci, però ne parleremo dopo. No, fammi dire questo: il Teramo non vince in campionato dal 25 marzo, Teramo Triestina 1-0. Eh sì, io penso che se andiamo a contare il numero di vittorie negli ultimi tre anni del Teramo, forse sono sulle dita di due mani, non lo so, io ora magari esagero, ma se non è così poco ci manca, il che la dice tutta. Assolutamente, ovviamente abbiamo un intermezzo doveroso, visto che eravamo in diretta, adesso torniamo a Vastese Francavilla. Mister, che impressione ha avuto dell'una e dell'altra squadra? Certamente l'aspetto psicologico può essere determinante in determinati frangenti della gara. Prima di tutto parliamo anche qui di due grandissime squadre, perché secondo me Vastese, Francavilla insieme al Pineto e all'Avezzano sono le quattro abruzzesi che in qualche modo faranno parlare di sé e arriveranno sicuramente nei piani alti. La Vastese credo che in questo momento non ha ancora trovato gli equilibri giusti, ma Palladini, permettetemi, ho letto già di eventuali punti interrogativi, è una sicurezza nella categoria, è un allenatore preparatissimo, un allenatore molto molto forte, è un allenatore che in qualche modo riuscirà a dare l'equilibrio che sicuramente oggi non c'è. Forse l'equilibrio proprio manca perché la società, per fare il salto di qualità, quest'anno gli ha messo a disposizione un gruppo offensivo molto molto forte, anche se forse mi posso permettere che in questi anni la Vastese nella fase offensiva è stata sempre molto pericolosa e forse qualcosa aveva fatto più nella zona difensiva, dove è un gruppo che ha avuto sempre negli anni qualche problema. Dico solo che diamo a Palladini il tempo giusto, perché questo è un allenatore importante, è un allenatore che sa di calcio, è un allenatore che saprà trovare il modo per trovare equilibrio. Sicuramente l'atteggiamento molto offensivo fatto da più giocatori offensivi che lui ha dato a questa squadra fin dall'inizio, ha due riscontri: o riesce a partire subito forte, solo l'entusiasmo, l'equilibrio si trova da solo, e invece forse in questo momento vanno ritrovati gli equilibri, poi pian piano quando verranno i risultati si
potrà tornare a mettere altri giocatori. Per quanto riguarda il Francavilla, parliamo di un'altra squadra che ha ottimi giocatori, fa un buon calcio, devo fare complimenti a Rachini che vuol dire sotto il profilo qualitativo ha delle buone giocate, e permettetemi, questo Banegas è un giocatore che in questo momento probabilmente in questa categoria è uno dei giocatori che fa la differenza, perché ogni volta fa delle giocate importanti, ogni volta è determinante, tra l'altro nel suo bagaglio ha, oltre al dribbling, il tiro da distanza, inizia a essere opportunista, quindi un giocatore che sicuramente permette a questa squadra di fare. La cosa strana è quella che hai detto tu nella cronaca, come si vede anche un attimo dalle immagini, che una squadra che è riuscita a avere fino al 70esimo il essere padrona del gioco con un risultato del 2-0, ci si aspetta da diversi giocatori che sono esperti, che fanno parte di questo gruppo, che siano capaci un attimo di chiuderla. E, però ripeto, probabilmente per giudicare bisogna stare sempre all'interno. L'unica sicurezza mi viene dal tecnico, che saprà trovare il modo per uscirne fuori. Eh sì, salutate la capolista Notaresco, che sarà il prossimo servizio. So che ci state scrivendo, parlate della capolista, tra un po' ovviamente ne parleremo, ma è chiaro che i derby abruzzesi prendono ovviamente il proscenio, non fosse altro che sono due squadre abruzzesi, ma il prossimo servizio sarà proprio sul Notaresco. Peraltro oggi, Andrea, cambio di modulo a Vasto, rivoluzione copernicana se vogliamo, difesa a tre con Del Duca, Molinari e Iarocci, che era stato richiesto anche dalla piazza a gran voce, quattro centrocampisti, Napolano in un sottopunta dietro a Leonetti e Giampaolo. Diciamo che ce la sta mettendo tutta Palladini per invertire un po' la tendenza, e che sembra proprio una squadra a volte un po' irretita, un po' spaventata. Guarda, intanto a me fa specie che spesso finora hanno giocato titolari o Fiore o Stivaletta, forse non hanno mai giocato insieme da titolari, ma ora qui faccio questa affermazione non con il massimo della certezza, ma comunque spesso o è partito titolare Fiore o è partito titolare Stivaletta, che sono due pezzi da 90 di questa squadra, e questo mi fa specie. La scelta di oggi è stata dettata dal fatto che la Vastese prende troppi gol, quattro presi alla prima sono giornata. Sono 11 se non erro. Due presi alla seconda giornata con la San Maurese, tre presi a Monte San Giusto, altri due presi oggi. La scelta di oggi stava pagando, poi però dopo la componente tecnico-tattica subentra la componente mentale, perché oggi se non avesse preso quel gol capolavoro di Banegas, la Vastese l'avrebbe vinta tranquillamente. Questa punizione, e qui puoi poco perché è un calcio piazzato, è tutto merito di Banegas, semmai non devi fare fallo, però non era neanche così vicino, quello è un capolavoro di Banegas, e i giocatori della Vastese dicono oh, adesso ci riprendono pure oggi. E quindi da quel momento la Vastese doveva pregare affinché il Francavilla non trovasse il gol del pareggio, perché in quei momenti poi una squadra che ha le difficoltà della Vastese si anestetizza e finisce in balia dell'avversario, che infatti ha segnato un gol col palumbo, e i giocatori della Vastese erano talmente svampiti che nessuno ha protestato perché era fuori gioco. Il fuorigioco è stato segnalato, dato, ma i giocatori della Vastese, se ci fate caso, non avevano minimamente protestato perché erano nel pallone. Allora, questo è il calcio di punizione, qui siamo sul 2-1, punizione di Banegas, pallone sul secondo palo, lo facciamo rivedere anche perché ha beneficio anche sia dei tifosi della Vastese che del Francavilla. Il controllo, se non erro, è del numero 18, mi pare, o di Giovacchino. Adesso non ricordo bene, comunque di un giocatore. Sicuramente un under. Io non sono neanche sicuro che sia fuori gioco, Guarda, no, Andrea, il fuorigioco è fischiato a palumbo. Ti faccio vedere. Sì, ma infatti io non sono sicuro, perché a me non sembra più avanti della linea del pallone palumbo. Non ho questa sensazione. Allora, al di là di questo, io quello che mi fa specie e che voglio far rilevare è che i giocatori della Vastese in una situazione del genere, sì, ho capito, non hanno cosa vuoi dire. Neanche protestano, sono rassegnati a prendere il pareggio, e in queste situazioni, se l'avversario è bravo, il pareggio arriva. Non è arrivato ora, non è arrivato l'azione dopo, salvataggio sulla linea. Banegas però ha tirato fuori un'altra grande giocata e ha segnato il gol del pareggio. Sai che
rivedendolo non sono più convinto neanche io, perché ne avevo parlato anche con il nostro amico, peraltro ufficio stampa del Francavilla, Valerio De Carlo, e gli avevo detto: guarda, stiamo montando il servizio, mi sembra che sia fuori gioco. Vediamo un po' il perché momento. Perché Palumbo non mi sembra più avanti rispetto alla linea del pallone, semmai o in linea o dietro. Eccolo qua, sai che forse avete ragione voi? Mister, tu come lo vedi? A vederlo in prima impressione sembrava un fuorigioco netto. Sì. Adesso rivedendola a rallenti, in effetti sembra quasi una linea. Forse con il piede destro è leggermente avanti. Probabilmente, però, ma è una sensazione. Andrea, però sì. Guardate i giocatori della Vastese. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti, perché qui viene fischiato fuori gioco. Viene fischiato fuori gioco. Nessuno di quelli che vediamo alza il allora, braccio. Allora, Ispas che allarga le braccia, forse solo sì. Leonetti. Eccolo qua, solo perché Leonetti vede che, l'assistente. Che fa un cenno. Perché okay, vede perfetto. L'assistente, ma tutti gli altri erano rassegnati, testa in giù, ecco il pareggio. Che poi è arrivato lo stesso, perché poi la condizione mentale lì è dirimente. Una prodezza balistica come quella di Banegas cambia la partita e fa tornare i fantasmi nella mente dei giocatori della Vastese, che fin lì avevano tenuto con la fase difensiva piuttosto bene. Quindi la scelta tecnica inizialmente dà il suo esprime la sua diciamo così si diventa efficace e trova la sua compiutezza, poi però gli eventi della partita ti portano a subire due gol nel giro di 10 minuti, certo. Perché quando sei mentalmente giù di tono i fantasmi poi tornano se la partita va in un certo modo. Ci ascoltiamo le interviste ai due allenatori, Racchini e Palladini, e poi oggi abbiamo intercettato anche il presidente della Vastese, Franco Bolami, che non doveva parlare a fine gara, dovevamo parlare solo i due allenatori, però io gentilmente ho chiesto se voleva rilasciare una dichiarazione, altrettanto gentilmente Bolami ce l'ha rilasciata. I due allenatori e il presidente della Vastese, li ascoltiamo. Paolo Racchini, sul 2-0 con la Vastese in controllo, probabilmente tu in tutto lo stadio Aragone eri uno dei pochi che credeva probabilmente alla rimonta del Francavilla. Ma sì, preso il gol del 2-0 ovviamente le cose si sono complicate tantissimo, però poi ho cambiato qualcosina e devo dire che i nuovi innesti ci hanno dato brio e comunque abbiamo iniziato a giocare, abbiamo fatto gol, abbiamo avuto il gol dei due pari che poi ci è stato annullato, abbiamo riavuto l'occasione del gol e un altro paio di situazioni, comunque c'è stata una grande reazione e quindi questo mi fa ben sperare per il futuro, contro una squadra secondo me forte, perché la Vastese è una squadra forte, avevamo preparato bene la partita, ma anche noi, però nel primo tempo abbiamo avuto qualche amnesia, siamo andati sotto e abbiamo anche sofferto qualche ripartenza della Vastese, che comunque davanti a giocatori importanti. Ci sono pareggi e pareggi, questo se non è una vittoria ci assomiglia parecchio. Ma sì, questo dà consapevolezza alla squadra che comunque nonostante il doppio svantaggio ha continuato a credere in quello che faceva e in quello che facciamo comunque da due mesi e l'hanno ripresa e penso che se continuiamo ad andare avanti rischiamo anche di vincere questa partita, però ripeto, su questo campo contro questa Vastese è un ottimo risultato. Mister Ottavio Palladini, fino a pochi minuti fa ha avuto un colloquio con la dirigenza dopo questo 2-2, insomma, che clima si respirava? Ma no, abbiamo fatto una chiacchierata, abbiamo parlato di quello che è stato oggi il problema, e quando prendi un gol del 2-1 così, logicamente dopo l'ansia viene fuori, perché da lì in poi siamo andati in ansia e quindi sono tornate fuori le paure. La squadra era stata perfetta per un'ora e un quarto e dopo, quando prendi i gol, vengono fuori queste problematiche e alla fine pareggi una partita che avresti meritato di vincere. Si sente a rischio Ottavio Palladini? Ma noi allenatori siamo così, siamo a rischio, poi parleremo con la società, vedremo quello che la società ha intenzione di fare, ma al di là di questo mi dispiace per i ragazzi, perché oggi veramente hanno, per un'ora e un quarto, un'ora e venti, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, giocando in un modo diverso. Abbiamo fatto un modulo oggi diverso e la squadra c'era in tutti i sensi, perché poi era cattiva, era aggressiva, ha creato, poi qualcuno non ce la faceva più,
E da lì sono arrivati un po' i nostri problemi. Facciamo un po' un passo indietro, perché ha detto bene, il modulo ha dato delle risposte, il cambio di modulo nonostante fosse nuovo ha dato delle ottime risposte. Possiamo chiederle quando ha pensato di passare alla difesa a 3? Ma già la giovedì abbiamo iniziato a provare anche questo modulo di gioco per dare più certezze e più garanzie ai giocatori, e così è stato, perché poi abbiamo preso come al solito un gol su punizione. E da lì poi si è visto palesemente che la squadra ha sofferto di vittoria, la vittoria, ansia da vittoria, diciamo così, no? Presidente Bolami, un pareggio che assomiglia tremendamente ad una sconfitta. Ma sicuramente, oggi volevamo i tre punti che potremmo starci là sopra, e mi aspettavo una vittoria perché veramente era importante per tante situazioni, però abbiamo visto un altro pareggio, nonostante avevamo di due gol di scarto, abbiamo preso il gol e siamo stati capaci di prendere un altro gol, e purtroppo il pareggio ci sta un po' stretto, però alla fine è un pareggio anche giusto. Due terzi di partita praticamente comandati, poi si è spenta la luce dopo il gol del 2-1. Ma guarda, c'è qualcosa che non riusciamo a capire, perché è una squadra allestita per fare un cambiamento di vertice e noi come società non ci possiamo rimproverare niente, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, c'è qualcosa che non va, speriamo di capirlo al più presto possibile, anche da stasera vediamo di risolvere questo problema, perché se no ci andiamo anche a tagliare un po' tutti quanti se non risolviamo questo problema che è un po' grande. Oggi era una partita importante anche per il futuro di Ottavio Palladini, a questo punto è sempre più in bilico la sua posizione. Ma guarda, io il mister non è che fate bilico o non in bilico, c'ho un buon rapporto, però purtroppo come il calcio si sa, quando i risultati è il primo a pagare l'allenatore, non è questo che stiamo parlando, però sicuramente ci vuole una vittoria per portare tutto alla normalità, oggi era importante, non è arrivata, aspettiamo domenica e vediamo cosa succede. Però rifletterete anche sulla sua posizione? Guarda, non lo so, adesso mi hai fatto la domanda che dopo la partita, sai, quando non vinci stai un po' confuso, bisogna resettare un po' tutto, ci ragioniamo, ne parliamo con lui e vediamo il da fare, però ripeto, siamo grossi e vaccinati, se si fa qualcosa si fa il bene per la Vastese, però io sono fiducioso che con una vittoria tutto ritorna normale, deve arrivare questa vittoria, mi dispiace per il pubblico, oggi danno 1200 persone, la città risponde, il tifo risponde, purtroppo io come presidente e come società non devo dire che grazie a loro, e noi più di questo non possiamo fare per il momento. Queste le parole del presidente Franco Bolami, lo avete sentito, chiarissimo, rifletteremo in settimana, poi prenderemo dei provvedimenti, il passaggio probabilmente che fa riflettere Andrea è il discorso quando dice, di solito quando le cose vanno male è sempre l'allenatore a pagare, non è questo il caso, ha detto, però Sant'Arcangelo di Romagna diventa dirimente a questo punto. Ed è una partita tremendamente difficile, perché Sant'Arcangelo è una squadra forte e poi in casa finora ha fatto bene, e quindi una partita molto molto difficile. La Vastese è in un guado e io penso che sarà molto difficile che esca fuori da questo guado proprio nella partita di domenica prossima, perché anche la partita di oggi dice che non c'è l'inerzia giusta e non ci sono le condizioni perché la situazione si risolva presto. Quindi non lo so, sarà una settimana molto lunga per Palladini e per la Vastese, è una gara estremamente complessa. Permettimi di dire, perché io mi sono concentrato sulla situazione della Vastese, ma Banegas è un giocatore formidabile. Scorso anno quando l'ho visto all'Opera nei primi tempi ho pensato che fosse un buon giocatore e basta. Invece devo dire che col passare della scorsa stagione e con l'inizio di questa, devo dire che questo è un giocatore che sposta tranquillamente gli equilibri in questa categoria e potrebbe ambire anche ad andare tra i professionisti. E devo dire che sono molto amici fuori dal campo, ma la coppia Palumbo-Banegas davvero è il fiore all'occhiello di questo Francavilla, che ha davvero due giocatori super con cui cercare di
bypassare i problemi che lo scorso anno hanno avuto in attacco, ma anche quest'anno con la squalifica di Cruz, l'infortunio di Sanchez, anche se Cruz ora tornerà per la prossima partita, che se non sbaglio è proprio con il Giulianova di Nico Stallone. Comunque sono due giocatori fortissimi, ma il mister lo sa bene, visto che lo scorso anno Banegas fece male al suo Monticelli. Assolutamente. Roberto. Anche rispetto all'anno scorso, veramente cresciuto tantissimo questo giocatore, che l'ho visto già tre volte dall'inizio della stagione, è sempre stato determinante in tutte e tre le occasioni, oltre a fare ottime prestazioni condite poi anche dalle finalizzazioni personali. È un giocatore che riesce a spostare gli equilibri tranquillamente nel momento in cui è in forma, in palla, in partita, fa la differenza. Tra l'altro tutto il Francavilla è cresciuto rispetto alle prime partite, merito sicuramente dei giocatori che ha, merito del lavoro che sta facendo bene mister Rachini. È una squadra che ovviamente la prima volta mancavano dei giocatori importanti, mancava Palumbo, mancava Druz davanti, insomma erano diverse le assenze, quindi indubbiamente poi nel momento in cui ha recuperato questi giocatori è diventata poi la squadra che effettivamente poi è, con tutti i titolari in grande spolvero, e sta facendo delle ottime prestazioni. È una squadra che gioca bene a calcio, una squadra che ha un centrocampo importante, ha avuto degli ottimi innesti Cafiero, insomma, non ci dimentichiamo neanche gli altri reparti, e davanti sicuramente ha un attacco che tra l'altro insieme a Banegas, a Cruz e a tutti gli altri c'è questo ragazzo che gioca spesso sulla fascia De Costanzo, che io l'ho visto tre volte e mi è sempre piaciuto tantissimo. Intanto Nico Stallone giustamente prende appunti, perché il prossimo avversario del suo Giulianova sarà proprio il Francavilla. Intanto in bassa frequenza intravediamo Giovanni Zichella a Teramo, che è in conferenza stampa, poi ovviamente ve lo faremo anche ascoltare, ma adesso ci dobbiamo concentrare sulla capolista, il Notaresco, che vince 2-0 contro la Jesina. Il servizio è firmato per noi da Stefano Recanati, vediamo. Il Notaresco batte la Jesina al Vincenzo Savini e ingrana la quarta vittoria consecutiva e resta da imbattuta al comando del campionato di Serie D. Davanti a 500 tifosi, mister Cudini, intento a continuare la marcia vincente di questo avvio di stagione, schiera il solito 4-3-3 con Di Lollo e il 2001 Blando a centrocampo, a guidare l'attacco Minella con Moretti e Liguri a sostegno. Il mister rossoblù deve fare a meno di Di Stefano, Fabbrini e Massetti, che dopo aver scontato le tre giornate di squalifica si accomoda comunque in tribuna. Ex della gara il centrocampista Bontà. La squadra marchigiana di mister Ciampelli arriva al Vincenzo Savini di Notaresco con solo due indisponibili, Pasqualini e Caudio, e con Nenni e Capone coppia difensiva centrale, e affida l'attacco a Pierandrei, fischia il signor Giacometti di Gubbio. Il Notaresco inizia subito con il piglio giusto e con un buon palleggio, e protesta timidamente al 21esimo quando un giocatore di casa viene atterrato in area di rigore, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara. Al 26esimo si affaccia in avanti la squadra marchigiana, Trudola lascia sul posto la barba e il suo cross viene allontanato, ma sulla respinta il numero 8 Zannini mette fuori. Passano due minuti e l'occasione capita sui piedi di Liguori, che riceve un traversone lungo di la barba, ma il suo tiro strozzato finisce a lato. Ma il vantaggio nell'aria e arriva al 38esimo con il centrale Salvatori, che di testa mette alle spalle di David una bellissima punizione di Lollo. Al 42esimo si fa rivedere la Jesina, ma il tiro di Mignanelli è facile preda di Monti. La ripresa parte con gli stessi effettivi del primo tempo e al secondo minuto si porta sul 2-0. Fallo in area di rigore di Dalmazzi, e per Giacometti ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Si incarica della battuta Minella, che spiazza David e raddoppia. Ciampelli non ci sta e manda nella mischia Ricci per Zannini, e al quarto il suo tiro dal limite colpisce la faccia alta della traversa. Continua a spingere la Leoncella e al 14esimo va di nuovo alla conclusione con Pierandrei, non inquadra lo specchio della porta, e al 18esimo ci vuole tutta la bravura di Monti a sventare in area di rigore una palla messa in mezzo di testa da Nonni, sul quale era in agguato Pierandrei per un facile tap-in. Fase centrale della ripresa con il Notaresco in difficoltà, allora mister Cudini decide di mandare in campo Leonzi per Blando, buona la prova del 2001 di casa. Al 29esimo è la Jesina a reclamare un calcio di rigore per un fallo di mani presunto in area, ma non è dello stesso avviso Giacometti di Gubbio.
La terza partita in tre giorni si fa sentire e allora i mister pescano ancora dalla panchina. Entrano Fiscaletti per Di Lollo in casa Notaresco e Sassaroli prende il posto di Pierandrei nella Jesina. Finito il momento di appannamento per la squadra di casa, al minuto 35 potrebbe chiudere i conti con Minella su punizione, ma è ottima la risposta di David che mantiene a galla i suoi. Un giro di lancette ancora è Notaresco, Liguori se ne va sulla destra, potente e preciso il tuo tiro in diagonale, ma è ancora super l'estremo ospite David. La Jesina, complice lo sforzo profuso, non riesce più a tenere il campo e il Notaresco va vicino ancora al Trisco Candellori che al volo raccoglie una corta respinta di Fracassini, ma il suo tiro viene deviato da David. 5 i minuti decretati da Giacometti di Gubbio, dove accade ben poco e al fischio finale scoppia la gioia dei giocatori e tifosi che in attesa del primo derby stagionale ad Avezzano si godono una settimana da primi in classifica. In questo momento sta mancando principalmente la lettura dei momenti della partita. Facciamo errori gravi nei momenti peggiori della partita, perché anche oggi abbiamo concesso una punizione da soli. Siamo a fine primo tempo, siamo rientrati in campo dopo 2 minuti, abbiamo concesso i rigori. È chiaro che è un 1-2 che ci ha fatto male, e quando invece bisognava avere pazienza, bisognava rimanere connessi con la partita e bisognava stare in partita, dentro la partita. Mister Cudini, 4 vittorie in 4 partite in questo avvio di Serie D. Oggi siete stati bravi a sfruttare le occasioni e a fare gol nel momento giusto. Sì, oggi era la terza partita in una settimana come tutti, quindi l'aspetto energetico, l'aspetto fisico contava. Non abbiamo fatto una partita molto brillante come abbiamo fatto le precedenti, però gli episodi all'inizio ci ha dato un po' a favore, andando in vantaggio su un calcio piazzato, e quindi siamo stati bravi poi a mantenere la partita in pugno, e poi nel secondo tempo l'abbiamo chiusa sotto certi aspetti numericamente con un calcio di rigore, però non è stata una bella partita per quanto ci riguarda, e comprendo la settimana difficile dei ragazzi, l'ho detto anche a loro, quindi abbiamo adesso una settimana normale tra virgolette per poter recuperare e rimettere in pratica quello che poi dovrebbe essere il nostro credo calcistico, quindi contentissimo delle 4 vittorie, questo è fuori di dubbio, però ecco, dobbiamo e possiamo fare meglio. Noi non ce l'aspettavamo, ma penso che nessuno se l'aspettasse, questi risultati che abbiamo ottenuto fino adesso. Comunque sono contento perché la squadra c'è, abbiamo un grande mister, lo devo dire, è la prima volta che faccio l'intervista quest'anno. Quindi posso affermare che abbiamo un grande gruppo, ma soprattutto un grande mister che sta dando propriamente, che emana tranquillità, che fa giocare la squadra senza problemi, gli manca 4 giocatori, 5 giocatori, non crea nessun problema, come se, perché sono tutti titolari per lui. Io voglio rimanere sempre con i piedi per terra perché siamo partiti con un obiettivo che è la salvezza, che sapete tutti, e quella deve essere. Dopodiché, raggiunta la salvezza, potremo divertirci per arrivare chissà dove. Che partita si aspetta Avezzano, un Avezzano costruito per andare in Serie C ma che non sta facendo bene? È una grande squadra, quindi c'è da soffrire, perché noi, ti ripeto, noi siamo una buona squadra e in questo momento ci va tutto bene, in questo momento siamo concentrati, però l'Avezzano, ma come anche altre squadre abruzzesi, tra cui il Francavilla, la Vastese stessa, il Pineto, sono tutte squadre costruite per poter vincere il campionato. Questa è la gioia ovviamente del presidente Di Giovanni, anche di Cudini, ma del pubblico di Notaresco che è tornato al Savini con grandissimo entusiasmo. Io faccio una parentesi strettamente personale: quando ho iniziato a collaborare con questa emittente è stato il primo campo di eccellenza dove mi hanno mandato, e quindi infatti Andrea se lo ricorda, c'era già, e quindi conosco bene l'atmosfera del Savini. Anche per me. Com'è? Anche per me il Savini. Sì. Davvero ci fa particolarmente piacere. Ecco, abbiamo parlato, mister, tanto di fattore psicologico, fattore mentale, sia per il Francavilla che per la Vastese, anche per il Giulianova e per l'Avezzano. Benissimo. Il Notaresco è l'emblema di una squadra che gioca probabilmente senza assilli, senza la necessità di vincere le partite, e poi le vince.
Ma permettetemi, approfitto due secondi per veramente farvi complimenti a tutti e tre, perché ogni volta che parlate, ognuno per il suo, fate delle analisi calcistiche che nelle televisioni a qualsiasi livello è difficile trovare. Cioè, potreste diventare dei buoni collaboratori per la parte tecnica con gli allenatori, anzi ne riparleremo. Noi ci proponiamo subito. Andrea, prendi in mano. Andrea già si sta proponendo. Fatto questo, credo che hai toccato anche qui due tasti importanti. Uno, aspetto psicologico. Sicuramente il Notarefco in questo momento ha l'aspetto più positivo di tutte le squadre di tutto il campionato, perché vuol dire partito per fare un campionato dove, come noi, per una buona salvezza, quindi augurandosi un buon campionato di questo livello, si ritrova al vertice, e quindi in questo momento vengono fuori sicurezze, il giocatore tenta anche quello che solitamente non tenta per paura, perché in ogni caso se in questo momento sbaglia non succede niente, certo. I punti in più ti danno forza, quindi condizione psicologica ottimale. A tutto questo però aggiungiamo due cose. Primo, un allenatore importante come Cudini, che è un allenatore molto preparato, fa giocare bene la sua squadra e soprattutto è un allenatore che sa dare, sa ottenere il meglio dai giocatori che ha a disposizione. Il secondo, permettetemi, forse chiaramente il cambio del nome di quest'anno in qualche modo influenza, però ricordiamoci sempre che questa squadra è San Nicolò Notarefco, e quando parliamo del San Nicolò parliamo di una squadra che, a parte lo scorso anno dove arrivò ai play-out, negli anni precedenti ha fatto sempre signori campionati, e ricordiamoci che in questa squadra c'è uno zoccolo duro di quei campionati e ci sono giocatori nuovi che sono arrivati che hanno fatto questi campionati. Minnella, giusto per citarne uno, l'anno scorso il girone andata era stato capocannoniere, cioè vuol dire parliamo di giocatori in un caso importante. Quindi complimenti alla società che ha operato bene, dall'altra complimenti all'allenatore. I ragazzi, mi permetto di dire, li conosco, sono tutti molto molto bravi, e complimenti quindi a tutti, perché meglio di così in questo momento non potevano fare. Tra l'altro hanno fatto anche l'ultimo acquisto di un mio pupillo, Manari, figlio di un ex giocatore anche che purtroppo è deceduto, e che è un ragazzo che ho avuto nei giorni dell'Ascoli, che sembrava, insomma, giocava ai tempi di Orsolini, erano loro la coppia d'attacco, e sembrava forse che fosse Manari quello che dovesse fare più. Quindi gli auguro che, trovando un dove ambiente... c'era anche Degidio il portiere, Degidio in porta, bravo. E quindi mi auguro che questo ragazzo possa trovare l'ambiente giusto per tirar fuori le sue qualità. Però ripeto, ottimo allenatore, ambiente dove in questo momento non ci si aspetta niente, l'ha detto il presidente, perché non si è partiti con voli pindarici, situazione psicologica ottimale e, permettetemi, ripeto, buoni giocatori. Assolutamente, noi ovviamente lo aspettiamo nelle prossime puntate, anche Mirko Cudini, ma vediamo i due episodi da Moviola che ha isolato il nostro Stefano Recanati. Qui siamo eccolo qua, siamo sullo 0-0, calcio d'angolo, c'è una trattenuta nei confronti, se non erro, del numero 3, la barba, e mi sembra che la maglia che viene tirata sia abbastanza, si vede... Rigore netto. Rigore netto? Sì, sì. Vedete la maglia che si allunga? Rigore. Dovrebbe essere. Purtroppo c'è rigore. Questo vizio di molti giocatori di tirare la maglia su tutte le palle ferme in aria. La settimana scorsa noi ci capitò con Castelfidardo, avevamo anche noi il rigore. Può sembrare, rispetto al rigore, diciamo, fatto classico, con la gamba, classico, meno evidente, ma è rigore. Certo. Cioè, l'arbitro era proprio lì. Permettimi, è un vizio di alcuni giocatori che pensano che perché tiri la maglia non è rigore, è rigore. Assolutamente. Non impara a capire che è rigore, tutto qua. Sul 2-0 invece protesta la Jesina per un tocco di mano in area di rigore che, se non erro, proprio mano, ancora di Labarba. La mano c'è, però permettimi, il giocatore è girato di spalle, gli carambola, cioè non è proprio totalmente involontario. Qui ritorniamo sul concetto se è volontarietà o se è solo un ostacolo. Però sono attaccati, lui salta, tra l'altro abbassa anche le mani, quindi non lo fa volontario, non rimane con le mani in alto, quindi secondo me in questo caso non c'era. Colpo di testa di Capone, gli carambola proprio addosso. Non può fare assolutamente nulla. Ma non riesce neanche a vederlo. Assolutamente. No, tra l'altro da dietro, infatti. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, non cambiate canale, poi c'è il Pineto che ha fermato la San Giustese, ha permesso al Notarefco di essere primo in classifica, e poi sentiamo anche il post gara del Teramo, a tra pochissimo. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone, siamo quasi in conclusione, però ci manca una squadra, il Pineto, che oggi ospitava
al Mariani Pavone. La San Giustese, cara Roberta, sì. Fin da 1-1, ormai ex capolista, perché prima era in coabitazione con il notaresco, e adesso è rimasta da sola. Vediamo allora il tuo servizio. Pineto San Giustese, 1-1. Secondo pareggio consecutivo dopo quello di Forlì per il Pineto, che al Mariani Pavone impatta 1-1 contro una San Giustese a punteggio pieno dopo tre gare. Moduli a specchio per i due tecnici, che scelgono entrambi il 4-3-3 con Senigallesi che, assente Herrera, inserisce l'ex Pezzotti sulla linea dei centrocampisti, mentre il tridente è formato da Laringe, Chedira e Argento. Amaulo ripropone la formazione che ha battuto in casa il Materica domenica scorsa, con Fortunato centrale, le mezzale Marianeschi e Di Renzo e il tridente composto da Massa, Pedalino e Villanova. Avvio di gara equilibrato con l'ex Pezzotti che si fa subito vedere con un calcio di punizione. Fargione si distende e respinge. Al decimo è un episodio a sbloccare la partita. Mazzei affonda sulla sinistra e fa partire il traversone. Patrizzi respinge con un braccio. Il direttore di gara, Domenico Mirabella, della sezione di Napoli, non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Fortunato che, freddissimo, spiazza di potenza Chiodini per l'1-0 in favore dei padroni di casa. E al quarto d'ora il Pineto potrebbe anche raddoppiare con la girata di Pedalino, ma il controllo non è agevole e la conclusione centrale è preda di Chiodini. Con il passare dei minuti però la San Giustese cresce e conquista campo. La formazione di Senigallesi porta alto il pressing sui portatori di palla avversari e si ripropone in avanti con maggiore insistenza fino a sfiorare il pareggio al 36esimo. Punizione di Pezzotti in area dalla sinistra, grande elevazione e stacco imperioso di Patrizzi che centra il palo alla sinistra di Fargione. Brividi per il Pineto che soffre nei minuti finali del primo tempo la pressione della San Giustese. La squadra di Amaulo si abbassa oltremodo e non riesce più a riproporsi in avanti con efficacia. Il tecnico biancazzurro corre ai ripari in avvio di ripresa, inserendo Amadio per uno spento Villanova e avanzando Fortunato tra le linee in una specie di centrocampo a rombo. La mossa si rivelerà vincente sul piano del gioco, ma non su quello del risultato. Intanto, al settimo, proprio il neo entrato Amadio sventa un pari praticamente fatto. Fargione commette un'ingenuità e nel rinviare fa un assist involontario a Chedira, che si trova la porta spalancata davanti. È strepitoso il recupero del centrocampista a salvare il risultato. Sul capovolgimento di fronte è invece il Pineto che potrebbe raddoppiare quando Della Quercia serve Pedalino che di testa impegna Chiodini che con un gran colpo di reni alza oltre la traversa per la disperazione dei tifosi biancazzurri. Al 23esimo è invece Marianeschi a servire Fortunato che però ci arriva solo con la punta del piede e la difesa può mettere in corner. Ma come spesso accade nel gioco del calcio, proprio nel momento migliore del Pineto arriva il pareggio marchigiano. Al 29esimo su corner di Moracci la difesa biancazzurra lascia colpevolmente libero di saltare Pluchino, appena entrato a rilevare Capitan Perfetti, che tutto solo può insaccare di testa il gol dell'1-1. Una beffa per i padroni di casa che provano a reagire negli ultimi minuti nel tentativo di conquistare l'intera posta in palio. Al 43esimo Mancini serve Pomante nell'area piccola e il colpo di testa termina però fuori bersaglio. Ultimo sussulto del match al 48esimo con Esposito, che ha una buona opportunità in contropiede ma viene fermato per un fallo di mano. Termina così 1-1 tra l'amarezza dei biancazzurri, rei di non aver saputo conservare il vantaggio a causa di una disattenzione, e la soddisfazione dei rossoblù marchigiani per aver conquistato un buon punto. Il Pineto tornerà in campo già sabato alle ore 15 nell'anticipo di Recanati, mentre la San Giustese domenica ospiterà il Cesena. Mister Senigallesi, questo è il primo stop dall'inizio della stagione, se così vogliamo chiamarlo, però insomma per il computo delle occasioni è il secondo tempo, alla fine un pareggio che tutto sommato forse ci può stare. Ah no, assolutamente, una partita contro una squadra fortissima, noi faremo percorsi totalmente diversi a mio parere alla lunga. È un punto importantissimo, una gara difficilissima perché siamo partiti bene, poi il rigore, pensavo che comunque ci mettesse un po' in difficoltà, invece siamo stati equilibrati, compatti, abbiamo continuato a giocare contro una squadra che comunque ti mette in assoluta difficoltà per fisicità, per qualità tecniche, quindi è un punto che noi prendiamo con grande soddisfazione. Alla fine avevano più forza a mio parere, si vedeva. Abbiamo tenuto, perché alla fine abbiamo tenuto da squadra solida e questa è la cosa più importante. Un pareggio che tutto sommato alla fine forse ci può stare. Sì,
un pareggio che ci può stare. Peccato perché dopo una prima frazione dove abbiamo un po' sofferto e nella seconda parte della gara tenevamo benissimo il campo e eravamo pericolosi, quindi la San Giustese non riusciva più a creare pericoli. E un calcio piazzato è venuto questo pareggio, c'è questo armadio qui perché una volta in vantaggio si poteva gestire meglio il risultato e dovevamo prestare più attenzione sul calcio d'angolo. Effettivamente questo gol dell'1-1 è arrivato forse nel momento migliore del Pineto? Sì, è stato palese, diciamo, l'atteggiamento tattico ha dato un equilibrio maggiore alla squadra e abbiamo, dico, dominato, però abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco, ci siamo avvicinati in modo pericoloso alla porta avversaria, potevamo anche chiudere la partita, non ci siamo riusciti, forse l'unica pecca è questa e sembrava che potessimo portare via anche il risultato 1-0, ma questo calcio piazzato ha indirizzato la gara in pareggio con una squadra forte organizzata come la San Giustese che ha cambiato pochissimo dalla scorsa stagione, 9-11 sono gli stessi giocatori, quindi ha dimostrato tutto il proprio valore, noi abbiamo tenuto testa e sicuramente è stata una prestazione buona da parte della nostra squadra. E dunque pareggio con un filo di rammarico per il Pineto, Roberta. Sì. Che partita è stata? Abbiamo visto nel finale anche l'occasione capitata a Esposito che poteva vincere, quella disattenzione sul gol dell'1-1. Sì, è stata una partita che si è sbloccata praticamente subito con questo calcio di rigore, c'è stata una bella incursione di un Mazzei che oggi mi è piaciuto più della settimana scorsa. Amaulo ha riconfermato la stessa formazione che aveva battuto il Matelica, quindi quella di domenica col 4-3-3. C'è stato questo affondo di Mazzei, è il cross e Patrizia ha bloccato con il braccio questo tiro cross. Calcio di rigore trasformato da Fortunato, la partita si è sbloccata, però poi dopo il gol, con il passare dei minuti, la San Giustese ha preso campo e è una squadra che palleggia molto bene, la squadra di Senigallesi, una squadra che lui dice vola basso il mister durante l'intervista, però è una squadra che secondo me può fare bene perché i giocatori ce li ha, certo. Ed è una squadra che appunto gioca un buon calcio. Il Pineto si è abbassato troppo e quindi poi faceva fatica a ripartire, si è chiuso troppo nella sua metà campo e ovviamente quando poi devi fare 80 metri di campo per riproporti fai fatica. Tanto è vero che, perdonami, ma siccome è arrivato un messaggio che devo un po' correggere, perché non l'ho letto. Pineto senza sincero. Gioco, allora io devo dire la verità, oggi non l'ho vista la partita, ero altrove e avete visto dov'ero, ma ho visto mercoledì al Morgagni di Forlì una squadra che ha giocato molto 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 bene al cospetto di un Forlì che oggi ne ha fatti 3 al campo basso, che è una squadra molto ben costruita, è una squadra che ha giocatori di grandissima caratura, però 3 impegni, mister, in una settimana sono complicati. Ma era la paura maggiore di oggi anche della nostra squadra, voglio dire, purtroppo questo campionato, ben vengano le 20 squadre, ben venga l'inserimento delle romagnole, anche se forse sotto certi profili è un peccato che ci sia il Cesena, se no personalmente penso che questo sarebbe stato l'anno delle abruzzesi, sono convinto, perché le abruzzesi quest'anno sono tutte molto forti e si stanno comportando tutte molto bene, o in ogni caso da qui alla fine del campionato saranno tutte tra le prime della classe, e peccato che, ripeto, che ci sia questo Cesena, non tanto per la squadra attuale, ma perché io penso che Cesena con i suoi 6.000 abbonati a dicembre sconvolgerà il mercato, di questo sono convinto, quindi ci sarà un girone di ritorno dove, se nel girone è andata bene o male, le situazioni dei punti saranno abbastanza equilibrate, nel girone di ritorno ci sarà sicuramente un cambio definitivo. Tornando quindi a quello che dici, voglio dire, qui stiamo parlando, ripeto, che il Pineto, sono d'accordo con te, è una squadra che gioca bene, è una squadra che l'anno scorso ha fatto un gran campionato, è una finale playoff, e bene o male l'ossatura anche qui è la stessa, certo. Quindi voglio dire, sono stati diversi giocatori riconfermati, e infatti, se mi permettete di finire, vado a dire anche, ovviamente non è vero che è una squadra che non ha gioco, nella ripresa poi mister Amaulo si è reso conto ovviamente che qualcosa non andava, ha messo Amadio a centrocampo, ha cambiato lo scacchiere tattico avanzando Fortunato
posizionato tra le linee, quindi ha giocato in posizione avanzata, ricordando un po' quello che era il Mariani dello scorso anno. Ah, ok. Ok? Sì, ha avanzato, sì. Fortunato tra le linee e con questo schieramento tattico diverso, con questo centrocampo a rombo, il Pineto ha giocato molto meglio, ha tenuto sempre il pallino del gioco durante tutto il secondo tempo, forse avrebbe meritato anche qualcosa di più, e invece è arrivata la beffa perché proprio nel momento migliore, per una disattenzione abbastanza, sì, insomma, palese, è arrivato poi questo gol dell'1-1 su calcio d'angolo, colpo di testa. Anche perché poi, voglio dire, aggiungo ad adiuvandum, insomma, giocare contro la San Giustese non era neanche facile. E infatti quello che stavo dicendo in precedenza, l'unica pecca, l'unico rammarico, se proprio vogliamo andare a trovare, è che questo Pineto avrebbe potuto chiuderla prima questa partita e invece non c'è riuscito l'ha tenuta in bilico fino alla fine. Quindi vogliamo andare a trovare, tra virgolette, il un problema, il pelo nell'uovo, forse a questo punto è da trovare là. Sì, assolutamente. Confermo quello che dici tu su, per quanto riguarda la San Giustese, è una squadra che l'anno scorso è stata quella che ha prodotto il miglior calcio, come qualità di calcio è quella che ha fatto il miglior calcio, poi non aveva la forza per poter andare oltre, però era una squadra che aveva, quindi siccome hanno confermato tutti, anzi hanno preso anche un signor Pezzotti, credo che quest'anno voglia rifare ancora qualcosa in più. Oggi per esempio non c'era Herrera, che è un buon anche giocatore. Herrera. Sì, Herrera non c'era, infatti poi ecco mister Senigallesi ha fatto anche lui il 4-3-3 spostando Pezzotti sulla linea dei centrocampisti, dove però comunque ha fatto bene lo stesso. Mister, prima le è arrivato un messaggio: quanto è importante l'alimentazione nella preparazione delle sue squadre? Una domanda specifica le è arrivata. Quanto è importante? Forse ce l'hanno fatta apposta, perché ultimamente ci lamentiamo un pochino ogni tanto del mangiare. Però, ma perché troppo poco? Quindi è voluta, Ci vedo dietro lo zampino di qualche giocatore che ok, che forse vuole qualcosa in più. Vuole qualcosa in più. Ok. Però sicuramente non vado a inventarmi niente, che siamo quello che mangiamo, quindi sicuramente l'alimentazione, oltre che per lo sportivo, per ognuno di noi nella nostra vita, credo che sia fondamentale, anzi lo dice una persona che purtroppo nel tempo si è un pochettino appesantita e che dovrei ricominciare a stare attento, però sono un po' troppo goloso. Assolutamente, vabbè, lo siamo un po' tutti golosi. Va bene, Andrea, tra poco sentiremo Zichella, vediamo però il prossimo turno, così ci dai un po' le linee guida della prossima giornata di campionato. Pineto gioca sabato, In anticipo a Recanati. Come mai? Perché c'è l'anticipo televisivo alle ore 15. Errore mio, non lo sapevo. Avezzano Notaresco, derby primo dei due, anche settimana prossima doppio derby. Il primo al De Marsi, l'Avezzano contro la prima in classifica, Forlì Montegiorgio. Al Valle Anzuca va il Giulianova, caro mister, che avete, Francavilla, che avete battuto ai rigori in Coppa Italia proprio al Valle Anzuca. Derby giallorosso. Oggi era un altro remake di un'altra partita di Coppa che c'è stata prima nel campionato, Pineto San Giustese, allora era finita 1-0, aveva segnato Bedellino. Bravissimo, perfetto. Yesina Campova, non sapevo dell'anticipo, ma Pineto San Giustese non la ricordavo. Materica Castelfidardo, il Pineto gioca a Recanati sabato dunque, segnatevi questa data, gioca sabato, Sammorese Agnonese, San Giustese Cesena, partita da non perdere, ma ancor più da non perdere, a Sant'Arcangelo di Romagna, al Valentino Mazzola, va la Vastese e poi Savignanese Isernia. Andrea, quinta giornata, ci sarà una settimana tipo, ma le partite da tenere d'occhio sono i due derby. Beh, e poi ovviamente vedere come la Vastese affronterà questa settimana. Intanto in chiave non abruzzese c'è un bel San Giustese Cesena, perché il Cesena, dopo aver perso a Matelica, ha questo test contro un'altra squadra che gioca bene e che le è davanti in classifica, quindi vediamo se il Cesena riuscirà a perdere qualche altro punto. Sapete come la penso e non sono stato tanto scontento del verdetto di Matelica, perché abbiamo bisogno, vogliamo vedere un campionato vivo, quindi se il Cesena perde qualche colpo in questo inizio, anche in attesa del potenziamento della rosa come ci ha detto il mister Stallone, che perda qualche altro punto non sarebbe male per il bene del campionato. E qui ripeto, parlo sempre da abruzzese e non da giornalista a 360 gradi. Fatta questa digressione, due derby, Avezzano Notaresco, abbiamo già detto quella che è l'importanza per l'Avezzano di questo derby. Notaresco non ha niente da perdere, può solo andare avanti con l'entusiasmo del momento. Peraltro è una partita che, a proposito dei tempi andati, mi ricorda i tanti Avezzano Notaresco che si sono giocati nel
campionato di eccellenza con grandissimi nomi, forse squadre a livello di qualità anche superiori a quelle che stiamo vedendo oggi, anche se insomma l'Avezzano è una squadra molto forte da un punto di vista tecnico, ma anche quell'eccellenza aveva fior di giocatori, quindi grandi precedenti in eccellenza nei tempi andati. Francavilla Giulianova, due squadre che sicuramente stanno molto bene, quindi potranno dare vita a un derby assolutamente entusiasmante sotto il profilo del gioco. Speriamo ci sia una bella cornice di pubblico, sono convinto che da Giulianova in tanti andranno, speriamo che anche la risposta dei tifosi del Francavilla sia all'altezza della situazione. E poi abbiamo detto in precedenza, la Vastese si gioca tantissimo a Sant'Arcangelo e sarà una gara tanto difficile quanto delicata. Andrea, ci vediamo i due gol, solo i due gol di Teramo Gubbio. Sì. Li vediamo? Sì, li possiamo vedere con l'ausilio di Maurizio da qui. No, è l'altra clip, Maurizio, quindi possiamo andare con l'altra clip, quella dei gol della partita. Ecco, il Teramo la sblocca con Antonio Bacio Terracino con questa conclusione mancina dalla distanza, molto bella, molto precisa, va ad esultare Bacio Terracino, la sua discesa e poi prende la mira, molto bravo in queste situazioni Bacio Terracino. Al 19esimo Teramo in vantaggio 1-0, nella ripresa in mischia arriva il pari di Schiaroli, il Teramo che non riesce a liberare questo pallone che balla all'interno dell'area piccola e Schiaroli trova il pertugio per insaccare, nonostante e benché sulla linea di porta ci siano un paio di giocatori del Teramo e anche Lewandowski che esce a valanga, ma Schiaroli ha il tempo per infilare l'angolo rimasto scoperto. A te. Grazie Andrea, tra poco sentiremo Zichella che andrà insieme alla sigla finale, poi ovviamente su YouTube troverete il servizio, troverete le interviste, non solo di Teramo Gubbio, anche di tutta la giornata di Serie D. Però prima fatemi salutare gli ospiti, ovviamente saluto prima Roberta, che ritroverete ovviamente, e tra poco vai anche in ferie, qualche giorno, però ci abbandoni, non perderai nulla, noi eravamo già preoccupati. Grazie Roberta, grazie. Grazie a voi. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea, ciao. Lo ritroverete domani sera. Andrea, sì. Diretta a stadio, ore 20:30, tutti per seguire Padova Pescara, sperando in un colpaccio che varrà il primato per il Pescara. Incrociamo le dita, noi abbiamo ancora negli occhi lo 06 sì. Di Zemagnana memoria di qualche anno fa, fu un'annata magica e quella fu probabilmente una delle partite più esaltanti, ma grazie soprattutto per aver accettato il nostro invito, l'abbiamo tenuto un po' più del solito e ce ne scusiamo, ma ringraziamo il Giulianova. Grazie a Nico Stallone. Grazie a voi, è un piacere aver partecipato a questa trasmissione e ripeto, peccato per il Cesena perché questo sarebbe stato l'anno delle abruzzesi. In bocca al lupo per il campionato del Giulianova, che ringrazio come società per averci messo a disposizione il tecnico, così come ringrazio il team manager in prima persona Luigi Valentini, che è stato cordialissimo, gentilissimo ad aver contattato il mister per farlo essere ospite nella nostra trasmissione. Ringrazio Maurizio Daguin in regia, ringrazio Marino Simone alle camere che oggi mi ha supportato anche per la parte tecnica di Vastese Recanatese. Ovviamente noi torniamo, stavolta ci prendiamo una settimana come tutto il campionato, torniamo domenica prossima con l'Abruzzo del pallone 19:30 canale 14 del Digitale Terrestre. Adesso l'intervista, la conferenza stampa del tecnico del Teramo Giovanni Zichella e poi la sigla. Buona serata. Sì, il secondo tempo sono forse due passi indietro nel secondo tempo, non solo più uno. Però al primo tempo la squadra non mi è dispiaciuta. Difatti, se andiamo a analizzare il risultato, il primo tempo è finito 1-0 per noi, il secondo tempo è finito 1-0 per loro. Alla fine è un tempo a testa, il risultato giusto, anche se è inutile nasconderlo, ero fiducioso prima della partita e mi aspettavo i tre punti. Penso che sia più che altro dovuto al lavoro, bisogna continuare a lavorare, è una squadra nuova, una squadra
con tantissimi elementi arrivati solo quest'anno, ce ne sono, mi sembra, 3 o 4 dell'anno scorso, e quindi bisogna continuare a lavorare. E come dicevo prima ai vostri colleghi, se hai una squadra esperta, migliorare una squadra esperta che ha già una certa età non è facile, cioè la percentuale è bassissima, mentre se hai una squadra giovane come la nostra, adesso non è un alibi né altro, però sono dati di fatto, nessun alibi, ma mi sembra che a fine partita eravamo con 3,99, 2,96, cioè eravamo proprio abbastanza giovani, anche se i 99 sono già, cioè devono già essere calciatori, però bisogna dargli tempo, sono ragazzi che arrivano dalle primavere, che fanno un campionato diverso dagli adulti e hanno bisogno di più tempo. Volevo attaccare di più la profondità, invece di Renzi un giocatore viene sotto punta e non riuscivamo a sbloccare la situazione, invece con Zecca ho provato ad attaccare la profondità. Mister, per esempio, quando c'è stata quell'occasione di Piccioni che non ha dato la palla a Bacio, lì è cambiata un po' la partita, cioè proprio l'inerzia è passata nelle mani del pubblico. Credi sia stato quello un po' l'episodio? Non lo so, però penso che sia stato un caso, almeno forse ci stava un rimprovero da Bacio anche abbastanza fortemente, però poi ti devi mettere subito a posto e devi cancellare subito quello che è successo, quindi secondo me non è dovuto a quello, anzi forse può cambiare se lui gli dà la palla, forse Bacio fa gol, forse può cambiare la situazione, però per il momento stiamo a raccontare un 1-1. Di essere rimasti troppo schiacciati nel secondo tempo, cosa è stato dovuto? È dovuto che loro avevano un buon palleggio oggi, molto più di noi, avevano un centrocampo oggi che è stato bravo. Cioè, ta squadra qua è inutile nasconderci, insomma, è una squadra giovane, e poi gli regali Speranza, Spighi e Proietti, secondo me qualche problemino potresti averlo. A proposito di Spighi, la prima valutazione di Deiano, non ho chiesto, so che martedì dovrebbero riprendere Speranza e Proietti, Spighi non lo so. Problema muscolare, giusto? Ha detto che gli si era indurito il polpaccio. E pure Caidi alla fine. Sì, Caidi mi preoccupa un po' di più. Preoccupa un po'. Sì, adduttore forse. Adesso due trasferte, chiaro che il calendario lascia il tempo che trovo perché comunque rimane il pensiero della prima vittoria. Sì, adesso può anche capitare che la prima vittoria arriva quando nessuno se l'aspetta e quindi speriamo, insomma. Aveva sperato mister che questa potesse essere quella gara in cui, che lei ha sempre citato, giochi male e le porta a casa 3 punti, perché a un certo punto il Gubbio sembrava proprio non dover segnare. Sì, allora ho sperato dopo il primo tempo perché secondo me la squadra stava facendo anche abbastanza bene, poi all'inizio del secondo tempo mentalmente mi stavo preoccupando, avrei voluto aiutare i ragazzi in qualche altro modo, ma insomma tantissime idee non mi venivano per tenere la squadra un po' più alta, che in quel momento serviva quello, poi dipende molto, ripeto, dal loro centrocampo, che oggi è stato più bravo del nostro perché avevano degli ottimi palleggiatori. Quella partenza un po' offuscata della squadra, come se la spiega? Il Gubbio ha avuto almeno 2 palle gol nei primi minuti fino al gol di Bacio. Sì, però roba di 5 minuti se non sbaglio, però poi gli altri 40 secondo me abbiamo fatto la partita noi, quindi ripeto, tra primo e secondo tempo ero abbastanza fiducioso, questo secondo tempo però più che del merito nostro secondo me è stato anche il merito del Gubbio, loro hanno fatto un buon secondo tempo. Campitelli ha detto che puoi lavorare serenamente perché la panchina non è a rischio. Ma la battuta ve l'ho fatta ieri, no? Cioè, l'unico momento che non mi sentivo a rischio era l'anno scorso, da febbraio ad aprile, poi quando sono tornato mi sentivo di nuovo a rischio, quindi penso che faccia parte dell'allenatore questo sentirsi sempre a rischio, perché funziona così purtroppo.